possiamo cominciare. Pronti? L'appello, non faccio l'appello adesso perché altrimenti sembra siamo in tanti, sembrerebbe davvero di essere a scuola. Presenterò i nostri ospiti uno per uno quando li chiamerò a parlare. E allora vorrei, mi prendo un minuto, tre minuti per diciamo introdurre con qualche provocazione. Mi prendo la libertà di essere facile profeta, perché noi per questa tredicesima tappa del tour degli Stati Generali della Fotografia, organizzato dal Ministero, promosso dal Ministero per i Beni Culturali, e questa tappa è dedicata, come tutti sapete se siete qui, alla fotografia professionale. È un appello, un censimento dei problemi e dello stato della fotografia professionale. Quindi conosceremo esperienze associative, categorie, generi, specializzazioni, sarà tutto molto interessante, ma credo che non mancheranno anche, io mi aspetto, un'elencazione, anche un emergere di problemi e a volte anche preoccupazioni e a volte forse anche ansie professionali di un settore, quel professionale, quello della fotografia, che vive una doppia crisi, perché vive la crisi che vivono tutti e in più vive una crisi particolare di trasformazione che riguarda la fotografia, le sue tecnologie, i suoi sistemi, i suoi metodi. La facile profezia è questa qua, che io credo che sentiremo almeno più di una volta parlare di tre grandi spine nel fianco della fotografia professionale, per la fotografia professionale, del fotografo professionista. E che sono queste? Vediamo se ci prendo. Crisi della committenza e crollo delle retribuzioni, primo. Secondo, concorrenza sleale dei non professionisti e degli abusivi. Terzo, sistematica violazione del copyright da parte dei media, dei concorrenti e dei potenziali clienti. Ci ho preso? Abbastanza, vero? Ecco, forse ce ne anche altri, ma direi che tutto questa triade la risentiremo. Ora, tutto questo di solito viene attribuito, questa triade di problemi viene attribuita all'arrivo e all'avvento, all'irruzione della cosiddetta rivoluzione digitale, tutto quello che ha cambiato. Allora la mia provocazione iniziale è questa: siamo sicuri che la rivoluzione digitale fosse necessaria? Ne avevate proprio bisogno? Badate che c'è qualcuno che ha, in Italia no, non si fanno queste cose, ma in Francia ci sono stati degli studi sui professionisti, su che cosa è successo con la cosiddetta rivoluzione digitale, e la scoperta è stata un'inchiesta sociologica, che i professionisti dicevano: ma veramente ci è stata imposta, ma veramente noi non ne sentivamo poi tanto il bisogno, no? E del resto io non credo di dire nulla di strano a voi che siete qui, soprattutto se siete sul campo da almeno una ventina d'anni, nel dire che a un certo momento è successo qualche cosa che non è stato semplicemente un rinnovamento e un normale avanzamento delle tecnologie, eccetera. A un certo momento i fotografi si sono trovati di fronte alla necessità di contemporaneamente ricambiare completamente attrezzatura, procedure, sistemi, schemi di lavoro, e nello stesso tempo di fare un lavoro peggiore, almeno per i primi anni, nel senso che per un certo periodo, smentitemi se credete, per un certo periodo gli anni dello scanning selvaggio, li ha definiti qualcuno di questi francesi, in cui bisognava per forza consegnare il file da un ambiente ancora analogico, e le tecnologie digitali non erano all'altezza degli strumenti analogici che i professionisti avevano con gran fatica e spesa comperato. Per alcuni anni c'è stata una rincorsa al costante all'ammodernamento delle tecnologie, molto più ravvicinato all'ammodernamento, comprare sempre nuove cose, eccetera, per rincorrere una qualità che evolveva rapidissimamente. Insomma, l'inizio della rivoluzione digitale, secondo questi studi che ho letto e che mi sembrano convincenti, è stata in realtà fonte di stress e di peggioramento della qualità del lavoro. E come mai una roba del genere? Il progresso non ci deve fare migliorare, siamo diventati tutti scemi? No, è che semplicemente i fotografi professionali sono rimasti dentro una tenaglia,
Io anticipo qualcuno, io vi provo, poi magari mi smentite, questa teoria non è vera. E la tenaglia era quella fra produttori e clienti, coalizzati per... No, i produttori chi erano? Cioè, c'è stata una gigantesca lotta dei nuovi produttori di hardware digitale per soppiantare i vecchi, e dentro un'altra lotta ancora più grande che era per un certo per nuovi produttori, voglio dire per i produttori che venivano dall'area telefonico-informatica rispetto a quelli che venivano dall'area fotografica, insomma per dire Apple contro Nikon, per dire, insomma per significare, insomma c'è stato una... La posta di questa cosa non eravate voi come mercato, perché per quanto siate bravi e disposti a spendere molto per il vostro lavoro, non siete un mercato decisivo per la produzione, per i grandi numeri della... Il mercato decisivo è quello del consumo di massa. Il consumo di massa andava all'interno di questa lotta strappato agli vecchi imperi dell'analogico e portato ai nuovi imperi del digitale. Voi perché ci siete rimasti in mezzo? Perché naturalmente tutto questo non poteva avvenire se il mondo della fotografia professionale, che bene o male, per merito vostro, è ancora il modello, il di riferimento della qualità, non, a sua volta, non passava nell'ambiente digitale, non diventava. E per farvi passare nell'ambiente digitale è stato sufficiente che i clienti capissero o gli si facesse capire che con i file digitali si spendeva molto meno, si faceva molto prima e si poteva in qualche modo abbassare costi, retribuzioni, eccetera. E per cui produttori che avevano interesse ad assalire, a cambiare radicalmente un mercato, clienti che avevano interesse a cambiare, ad abbassare i costi, ad abbassare i costi. Questo lo dico perché c'è una convinzione che io, e questa è l'altra provocazione, che mi viene sempre detta in grande buona fede, con grande nobiltà devo dire, ma noi resisteremo a tutte queste cose, la concorrenza sleale, la fotografia diffusa, ah non me la fai tu, mi costi troppo, la fotografia me la fa mio cugino, noi resisteremo per la qualità. Beh, credo che questa storia del passaggio dall'analogico al digitale abbia dimostrato che la qualità non è l'elemento decisivo. L'elemento decisivo è il costo, il costo forse questo non vale dappertutto, forse questo, però insomma forse è una delle armi che si possono usare, ma insomma insomma, la favola del digitale come un nuovo strumento, e tanto è soltanto un nuovo pennello, meglio di prima, eccetera, e quindi se basterà semplicemente essere bravi, essere capaci e il mercato resterà, io credo che vada un po' temperato, forse non è completamente infondata e sicuramente se uno fa le cose più brutte di prima non sopravviverà, ma non è garantito altrettanto che se uno riesce a fare delle cose bellissime sopravviverà in un mercato che invece... che nella bilancia fra qualità e economicità, rapidità, convenienza, spesso fa pendere il piatto da un'altra parte. E basta, io ho finito di fare il profeta di sventura e vorrei... Come? Va bene, prima dell'appello ti porto il microfono. Grazie, oltre ai ringraziamenti di rito a tutti voi, ai relatori, a Michele, al Museion che ci ospita oggi, un invito in aggiunta dell'introduzione a Michele, cioè che il tavolo di oggi sia un tavolo da cui escono anche delle proposte affinché lo Stato, attraverso il piano strategico che stiamo mettendo a punto con il Ministro, che verrà presentato entro la fine dell'anno, possa quantomeno preconizzare delle politiche a sostegno della professione che aiutino ad andare verso un futuro migliore. Quindi bene far emergere le problematiche, le mostranze, difficoltà, ma soprattutto cerchiamo di essere propositivi e di dare una lettura di quello che può essere il futuro in termini pratici e positivi. Grazie.
Allora, la mia proposta di lavori è questa, siamo in tanti, i tempi saranno limitati, sarò un po' antipatico se vi richiamerò alla brevità. L'idea è di fare un giro di interventi in rigoroso ordine alfabetico, vi presenterò piano piano, via via, gli intervenuti, e vi prego di limitarvi, come vi ho detto prima, sotto i 10 minuti, perché 10 per 9 farebbe già un'ora e mezzo, e quindi proviamo a stare un pochino sotto. Dopodiché, in questo primo giro vi chiedo di presentare le vostre associazioni, presentare possibilmente l'arco dei vostri problemi, prerogative, speranze e proposte, come ci ha chiesto Lorenza Bravetta. Un secondo giro molto più breve, in cui brutalmente vi farò una domanda che vi farò dopo. Allora, l'appello in classe mi dà la B, non c'è nessuno con la A, passiamo alla B. Maurizio Besana, che è il presidente nazionale della Confartigianato Fotografi. Sì, buongiorno a tutti, una mia presentazione breve, chi sono io. Ho 54 anni, a 14 anni ho iniziato a scattare con una reflex che mi ha comprato mio padre, da lì ho iniziato prima la passione, poi quello che è diventato il lavoro. Ho fatto una scuola nella vicina Svizzera, io abito in Piemonte, in confine con la Svizzera italiana, e a 26 anni ho rilevato un'attività che ce l'ho tuttora. Ora solo con un dipendente, prima arrivavo anche 4-5 dipendenti. Sono un fotonegoziante, ho un laboratorio, faccio il fotografo professionista, una bella sala di posa dove faccio ritratti e tutte quelle cose che appartengono al mondo della sala di posa. Come Confartigianato sono anche lì entrato 28 anni fa, però sono al secondo mandato di presidente nazionale. Che cos'è Confartigianato? Un'associazione di categoria, 2000 associati più o meno. Ci occupiamo di tutto quello che è il mondo della fotografia, dei contatti con le istituzioni, province, comuni, rapporti con i fotografi. Abbiamo degli ottimi rapporti anche con le associazioni con sorelle, perciò con CNA, Tauvisual, FIOF, ci relazioniamo spesso e portiamo avanti dei progetti importanti per dare forza alla nostra categoria. Questo più o meno è la situazione di Confartigianato. Faccio parte della Federazione Europea nel direttivo, come la Federazione Europea, la Federazione dei Fotografi Professionisti. C'è un collega che è nel board della federazione, altre persone che fanno parte dei giudici per le qualifiche QEP e QIP, QEP e Master QEP, QIP. Facciamo parte anche per le informazioni riguardanti poi il FIOF, stavo confondendo le cose. E da 2 anni sono responsabile della squadra nazionale per la Coppa del Mondo, quest'anno è arrivato tantissimo materiale grazie anche alle informazioni arrivate dalle altre associazioni, perciò più di 700 immagini che abbiamo dovuto selezionare, purtroppo solo 18 per le 6 categorie sono entrate a far parte della squadra. E abbiamo l'anno scorso portato avanti un progetto con CEPAS, quella certificazione UNI e tante altre cose che comunque fanno parte del sistema nostro di Confartigianato. Ecco, io ho detto in modo veloce tutto quello che più o meno. Per altre informazioni c'è il sito nostro Confartigianato Fotografi e vedete quello che facciamo durante gli anni precedenti e quello che facciamo in futuro. Rimandiamo le proposte allora al secondo intervento, un po' sì, di richiesta, va bene? Direi di sì. Va bene. Marco Capovilla, che è fotogiornalista e docente, vicepresidente di Fotografia e Informazione, che è una, come lo possiamo definire, un sito, è una rivista, un'associazione che ha un sito e che è un po' un watchdog della dell'informazione visuale. Buongiorno a tutti. Nella relazione che ho preparato e che rischia di sforare i 10 minuti per accogliere subito la richiesta di Lorenza Bravetta, passo alle ultime 10 righe del mio intervento, che sono quelle propositive. E poi ricomincio dall'inizio.
C'è una cosa che spesso non è conosciuta dai non addetti ai lavori, in alcuni casi perfino dagli addetti ai lavori, e cioè l'Italia sulla fotografia non è mai stata, come tutti sappiamo, al passo con i tempi, cioè si ostina a considerare la professione del fotografo anche a livello istituzionale una professione tecnica. È questo infatti il posto che l'Istat e l'ISFOL, un ente di ricerca pubblico vigilato dal Ministero del Lavoro, assegnano alla fotografia e ai fotografi, cioè tra i tecnici da apparecchiature ottiche e audio-video, codice 3.1.7.1, si chiama fotografi e professioni assimilate. Molti di noi sanno di fare qualcosa di più di una semplice professione tecnica. Io ad esempio sono iscritto da 30 anni all'Ordine dei giornalisti e dunque mi sento di appartenere come fotogiornalista a questa categoria che per l'Istat fa parte invece del gruppo delle professioni intellettuali, scientifiche di elevata specializzazione, codice 2.5.4.2, giornalisti. Quello che sto sostenendo, ed è la mia proposta, è che ci sarebbe bisogno, vast programma avrebbe detto De Gaulle, ci sarebbe bisogno di un'opera di promozione e rivalutazione del valore della professione di fotografo a livello non solo di percezione sociale, ma anche di inquadramento burocratico-amministrativo, dato che evidentemente non occupa nell'immaginario dei funzionari ministeriali un posto di grande rilievo intellettuale e creativo. Come si possa ottenere una cosa simile, casomai ne discuteremo dopo. E quindi, avendo terminato il mio intervento, inizio dall'inizio. Allora, io intanto ringraziando il BIBAC del Museion di Bolzano per l'invito a questo incontro, sottolineo che per le mie riflessioni mi sono confrontato, come sempre faccio, con i miei colleghi fotogiornalisti di fotografia e informazione, di cui vedete qui uno screenshot del sito. Associazione di cui sono attualmente il vicepresidente, anche se alcune opinioni che esprimerò saranno espresse a titolo personale. Ne approfitto anche per ricordare che il sito dell'associazione www.fotoinfo.net, che vedete qui in basso, è online dal 1998, cioè arriviamo l'anno prossimo ai 20 anni, e raccoglie centinaia di articoli, riflessioni, spunti sul tema del fotogiornalismo, liberamente consultabili e ricercabili per parola chiave. Si tratta di un'autentica miniera di cui si sono servite centinaia di studenti per le loro tesi di laurea sul giornalismo fotografico. Alcune delle quali tesi ospitiamo, vediamo se va avanti, ecco, qui ce n'è uno screenshot di alcune, ospitiamo sul sito. Qual è l'idea? L'idea è che ospitando delle tesi, permettendo ad altri studenti di attingere ai contributi bibliografici, di introduzioni, di conclusioni e di ragionamenti intorno al fotogiornalismo, contribuiamo indirettamente all'avanzamento della cultura del fotogiornalismo in Italia. Alla realizzazione di molte di queste tesi abbiamo dato un aiuto, consulenza, bibliografie, interviste, revisioni, quasi sempre sostituendo attività che l'Università Italiana, per palese incompetenza sulla materia, non è riuscita ad assicurare a questi studenti. Il tutto, mi piace ricordarlo, l'abbiamo fatto a titolo totalmente volontario. Tra le varie attività che possono essere svolte con l'attrezzatura fotografica, quella del fotogiornalista è decisamente la più distante. Sì, è una slide nera, perché così guardate e ascoltate a me anziché distrarvi con le immagini. È decisamente la più distante, dicevo, rispetto al nucleo delle altre professioni, i cui rappresentanti sono riuniti oggi intorno a questo tavolo. È piuttosto bizzarro, se ci si pensa, che ci si confronti intorno ai temi della fotografia mettendo intorno a un tavolo persone che fanno lavori così diversi, avendo in comune unicamente l'utilizzo di uno strumento, la macchina fotografica. Voglio azzardare che suonerebbe piuttosto strano, ad esempio, mettere a confronto tutti gli utilizzatori di macchine da scrivere, o meglio di un programma di scrittura al computer come Word, e cioè dalla segretaria di un ufficio a uno scrittore di romanzi, dal ricercatore che scrive oggi saggi scientifici al carabiniere che compila un verbale, oppure il giornalista che redige l'articolo da pubblicare, tutti che usano il programma Word. Voglio dire che mentre non ci si sognerebbe mai di fare un incontro per parlare delle mille professioni di chi usa l'applicativo Microsoft Word, lo si fa invece per le 100 professioni di chi usa la macchina fotografica, le quali professioni hanno in realtà, almeno in alcuni casi, poco in comune. C'è tuttavia, va detto, qualcosa che in questi ultimi 10-15 anni ha accomunato le diverse professioni basate sulla creazione e la distribuzione di immagini fotografiche.
e questo elemento in comune è la grave crisi economica che ha colpito il settore, con la conseguenza che molti fotografi hanno accettato di cimentarsi anche in campi limitrofi a loro. E siccome spesso nelle crisi si trovano le energie per unire le proprie forze, eccoci qui intorno al tavolo opportunamente a parlarne. I dati che ho promesso di portare quando ho mandato una mail qualche tempo fa a Michele riguardano la situazione del fotogiornalismo non tanto a livello italiano quanto a livello mondiale. Non dimentichiamo infatti che quella del fotoreporter è una delle prime attività ad essere state globalizzate. Il 1 gennaio del 1935, infatti, più di 80 anni fa, la Associated Press introduceva in maniera stabile la prima macchina per trasmettere a distanza le fotografie, diventando così il primo wire photo service mondiale. Da allora, in maniera ancora più visibile negli ultimi 30 anni, con l'introduzione e la diffusione del computer nelle redazioni, chi produce immagini per l'informazione si è trovato ad essere uno degli attori di una rete di ampiezza planetaria. Dunque, chi sono, che lavoro fanno e in che direzione sta andando la professione di fotogiornalista a livello mondiale? I dati che vi illustrerò sono stati raccolti ed elaborati l'anno scorso dalla World Press Photo Foundation, realtà che dal 1955 bandisce annualmente il Premio Internazionale di Fotogiornalismo, che porta il suo nome, e sono stati pubblicati con il titolo The State of News Photography. È basata questa ricerca sulle risposte a un questionario sottoposto a tutti i fotografi che hanno partecipato al concorso. L'edizione del 2016, l'ultima disponibile, contiene interessanti informazioni su un campione molto ampio, statisticamente significativo, della categoria dei fotogiornalisti a livello planetario. Quasi 2000 fotografi provenienti da più di 100 paesi sparsi nei 5 continenti, cioè un terzo circa di coloro che hanno partecipato annualmente o che partecipano annualmente al concorso. Le aree in cui è suddiviso il questionario permettono di avere delle notizie riguardo a questi temi: l'identità professionale, l'occupazione attuale e le prospettive. Una prima macroscopica evidenza riguarda la distribuzione per genere. L'85% di fotogiornalisti appartiene al genere maschile rispetto al 15% di donne. Dal punto di vista del tipo di impiego e della realtà lavorativa è stato rilevato che circa i 2/3 dei fotoreporter europei e statunitensi sono dei freelance. Viceversa, in Asia e soprattutto in Africa, la proporzione tra freelance e dipendenti con contratti a lungo termine si ribalta, con una prevalenza numerica di questi ultimi. Venendo per un istante alla situazione italiana, come molti forse sanno, in Italia i fotogiornalisti sono tutti dei freelance, con pochissime eccezioni. Cioè non lavorano all'interno dei giornali o dei periodici e delle testate online. Del resto, i dati più recenti mostrano che anche negli USA, dove è sempre stata molto forte la presenza di fotogiornalisti assunti nelle redazioni, dal 2000 al 2016 i dipendenti, inclusi giornalisti e redattori delle testate giornalistiche, sono dimezzati. E tra questi i maggiori licenziamenti sono avvenuti proprio tra i fotografi e i videografi. Lo vedete nella curva gialla in basso. Dal 2000 al 2012 meno 43%. Se arriviamo al 2016 superiamo il 50%. Michele, sei tu che hai? Ah, c'è il suo adesso. Sì. Ok. Mettere un po' di Tornando alla situazione mondiale, una notizia molto rilevante riguarda la percentuale di fotografi che lavorano in maniera esclusiva nel campo della fotografia. Questi, rispetto all'anno precedente, sono diminuiti, vale a dire la percentuale era del 74%, ripeto, di coloro che vivevano di sola fotografia, e sono diventati in un solo anno del 65%. Ribaltando il dato vuol dire che il 40% fa anche altri lavori per mantenersi. Una percentuale corrispondentemente crescente svolge quindi anche lavori collegati con la fotografia, ma soprattutto la percentuale di coloro che per sbarcare il lunario fanno anche altri lavori non collegati con la fotografia, come ad esempio lavorare nella ristorazione, aumenta di oltre 2 volte e mezzo. Per provare a fare nuovamente un parallelo con la situazione italiana, tutti noi conosciamo, io ne conosco, sono sicuro anche voi, qualche fotografo che, usando un eufemismo che spesso nasconde una situazione di grande sofferenza economica, ha diversificato le proprie attività lavorando alla sera come cuoco o affittando parte della sua casa con la formula Airbnb. Non ci sono dati statistici su questo fenomeno, ahimè. Marco, un minuto. Troppo poco. Alla domanda riguardante quali generi di fotografia siano più praticati dai rispondenti prevale il gruppo di fotografi che lavorano nelle news.
63%, eccetera, eccetera. Se vogliamo, ecco dunque la vera ragione per sedere qui tutti insieme intorno a questo tavolo. Il fatto che tra le diverse professioni che ruotano intorno alla fotografia c'è una continua migrazione dall'uno all'altro ambito, spesso motivata dalla ricerca di nuove occasioni di lavoro. Purtroppo, sempre secondo lo studio del WordPress Photo, dal 2015 al 2016 è significativamente diminuita anche la disponibilità di lavori sia con le ONG, sia con i siti web e con i periodici, mentre c'è stato un consistente aumento di fotografi che hanno deciso di lavorare con le agenzie fotografiche, come ad esempio Getty Images. Dal rapporto della fondazione WordPress Photo riporto anche che il fatturato annuo di oltre la metà di coloro che rispondono al questionario è inferiore ai $10,000 l'anno, anche se valutazioni più analitiche andrebbero fatte considerando che paesi diversi hanno anche tenori di vita diversi. Allora, vediamo cosa posso tagliare per arrivare a un punto in cui non mi venga tagliata la voce. Allora, prima di tutto, dovrebbe già essere questo. Aggiungo una cosa che riguarda il rapporto, che dal rapporto non emerge, ma che è testimoniato da molte altre fonti. I fotogiornalisti, ai quali viene chiesto sempre più spesso, vedete crescente dal 2015 la richiesta di fare dei video dei prodotti multimediali, in realtà come diversificano, oltre ad aprire un Airbnb ed altro? Diversificano anche organizzando workshop, scuole, seminari in cui proporre le proprie competenze ed esperienza, ma anche partecipando a concorsi a premi, bandi ed altro. Questi ultimi spesso rendono necessario l'adeguamento del proprio stile espressivo per intercettare trend più recenti, quelli considerati vincenti. Allora, vado alla conclusione saltando un bel pezzo. L'etica mi sembra il baluardo che decreterà la tenuta del giornalismo e del fotogiornalismo, quello migliore, considerato che quello peggiore ha già ampiamente fatto strame di queste regole. Aggiungo un'ultima cosa. Dopo essermi adeguato nel mio intervento a un discorso sulla sorte comune della fotografia intesa nel suo senso più vasto e onnicomprensivo, al di là delle singole professioni esercitate, mi trovo di nuovo a sentire di dover rimarcare delle differenze piuttosto sostanziali. Mi sono riletto, prima di venire qui oggi, i codici etici di alcune delle associazioni che oggi rappresentano i fotografi italiani e devo dire che rispetto ai codici deontologici a cui si deve attenere un giornalista e dunque un fotogiornalista, siamo su fronti oggettivamente davvero lontani. I fotografi e altri settori ribadiscono principalmente la necessità della correttezza e trasparenza nei rapporti con i clienti e tra colleghi, ed è sacrosanto che così sia. Noi fotogiornalisti, d'altro canto, abbiamo a cuore e dobbiamo rispettare la corretta rappresentazione dei fatti, l'accuratezza nell'informazione che forniamo, la sua indipendenza, autonomia, imparzialità, il rispetto per le persone, in particolar modo per i soggetti deboli, siano essi minori, richiedenti asilo, migranti, senza fissa dimora, detenuti, soggetti malati. Dobbiamo cioè dimostrare una complessiva consapevolezza della responsabilità sociale che il nostro ruolo come fotogiornalisti ci impone, anche attraverso una sobrietà del linguaggio, e inoltre dobbiamo offrire la garanzia che le immagini che produciamo e diffondiamo non sono state messe in scena o manipolate in alcun modo e non è stata compromessa la sostanziale verità degli accadimenti che esse rappresentano. Mi sembra che tutto questo ci ponga, rispetto ad altri colleghi fotografi, su fronti piuttosto lontani, e non ne sto facendo una faccenda di superiorità o inferiorità, di giusto o sbagliato, ma unicamente di differenza oggettiva sostanziale. Concludo dicendo che se il MIBACT, attraverso la cabina di regia con cui si intende valorizzare le varie professioni della fotografia, lo riterrà opportuno e possibile, noi di Fotografia e Informazione collaboreremo volentieri alla definizione di iniziative mirate al miglioramento di tutte le professioni connesse con la fotografia. Se dopo ci sarà anche ancora tempo, rispondendo alle domande di Michele, parlerò anche un po' di formazione, che dovrebbe essere uno dei temi della giornata. Grazie, bene. Scusate. Grazie, Marco. Il 60% del campione dichiara di essere felice della propria situazione. Ruggero Di Benedetto, che è il presidente del FIOF, Fondo Internazionale per la Fotografia. Grazie Michele, buonasera a tutti, un saluto agli amici ovviamente e un ringraziamento particolare a Lorenza Bravetta. Perché? Perché io credo che fondamentalmente quello che sta accadendo in questo particolare momento per la fotografia, è vero
che stiamo vivendo un po' tutte le disgrazie di cui parlava poc'anzi l'amico, ma è anche vero che forse nella storia della nostra vita, io non ricordo, la mia attività, l'essere fotografo, ho cominciato all'età di 10 anni, quindi anche io 44 anni di vita di fotografia, non ricordo che un ministero o la politica abbia mai intrapreso un percorso di confronto, tavole rotonde, abbia messo in campo, diciamo, strumenti per capire dove siamo e dove soprattutto vogliamo andare. Quindi, grazie. Sono Ruggero Di Benedetto, fotografo di professione, sono anche, purtroppo o per fortuna, presidente del FIOF, che è il Fondo Internazionale per la Fotografia. È un'associazione che vive da 15 anni, nasce a Orvieto, come sede legale, perché la città di Orvieto ha dato un sostanziale contributo alla realizzazione dell'associazione, ma per una serie di necessità oggi la sede legale è Roma. Ne vuoi dire qualcosa? Ok. E quindi siamo molto cresciuti negli anni, abbiamo circa 10.000 iscritti che non sempre sono associati, perché se tutti pagassero la tessera non staremmo a discutere, saremmo ricchi, no? Dico bene, Roberto? Ricchi come associazione, non nelle mie tasche. E con quel poco che ci viene dal contributo degli associati, quindi dei tesserati e di qualche partner, riusciamo a svolgere nell'arco dell'anno tantissime attività. Una delle quali a cui ci teniamo in modo particolare è l'internazionalizzazione, termine utilizzato per interscambi culturali che oramai da 3 anni noi facciamo, scambi con la Cina, sono 6 anni che oramai veramente siamo coccolati oramai dai cinesi, Giappone, Russia, Finlandia, in Europa, quindi siamo andati anche oltreoceano. Perché? Perché riteniamo importante e sostanziale, ancora una volta sei sempre tu, riteniamo importante e sostanziale dover conoscere quelle culture e capire come ci si muove in quegli ambiti. In Russia, ad esempio, sono amanti della fotografia italiana, amano il nostro neorealismo, amano la nostra progettualità, e chiaramente attorno a quel mondo si possono aprire prospettive per i nostri fotografi. Non è un caso che quando noi siamo stati lì, siamo stati accolti veramente bene, benissimo, ma non solo, hanno reso possibile una selezione di autori che poi loro stessi hanno lanciato nell'ambito dei loro innumerevoli musei, perché sapete che lì il mondo gravita attorno all'istituzione in quanto tale, cioè non ci sono musei privati, sono tutti di Stato e non sono però belli come i nostri, sono, diciamo, non voglio dire sottani, però insomma siamo lì, i nostri musei sono molto più ambiziosi. Quindi l'internazionalizzazione per noi è stata sostanziale in questi anni, ci ha aperto molte frontiere e continua ancora a fare parecchio. Formazione, educational, quindi formazione anche e soprattutto all'interno delle scuole, perché crediamo in una prospettiva futura, e poi ne parleremo dopo, è un lavoro che già si sta facendo e ancora ulteriormente ringrazio Lorenza per questo. E abbiamo messo su un gruppo editoriale, organizziamo viaggi, ma Vittore Buzzi in questo è grandissimo, bravissimo, ma noi ci proviamo anche attraverso la nostra associazione, concorsi, eventi, uno dei quali tra i più importanti è Orvieto Fotografia, che nel periodo di marzo, diciamo, ha consentito a quasi tutti i presenti di essere presente. No? E allora, questo perché? Perché crediamo nel dover fare, nel dover operare per incentivare, stimolare l'attenzione sulla fotografia. Lui era molto arrabbiato, forse fa bene, forse fa male, non so, ho percepito questa,
questa sensazione. Io credo che fondamentalmente sia una fase di naturale scrematura. Perché dico questo? Perché credo che abbiamo vissuto una fase in cui chiunque poteva fare il fotografo. Quindi ci si svegliava la mattina e, a differenza di oggi, mi metto a fare il fotografo. Dopodiché si sono fatti pure soldi attraverso l'attività e ancora di più poi ci si è accorti che se non professionalizzi la tua attività, oggi più che mai, in un momento così complicato, poi ne diremo qualcosa in più, chiaramente i non attenti a questa evoluzione sono fuori dal mercato. Quindi, peraltro il fotografo in particolare è un caso umano, diciamo, strano, è anarchico per eccellenza ed è complicatissimo dover cercare di far convergere attenzione, e tu lo sai, sui temi che poi devono essere generali. Non posso parlare del mio problema particolare perché ne ho un milione, ma dovremmo parlare e affrontare di temi, parlare di temi più in generale. Due temi che poi magari finalizzerò nell'ambito del secondo intervento, che poi sarà la richiesta al governo. Grazie. Grazie. Allora, Roberta Garofalo, oltre a essere l'unica donna in questo panel, ecco, forse questo ci dice un po' anche qualcosa di più, è presidente dell'Associazione Italiana Fotografi di Bambini, che mi incuriosisce molto. Grazie. Buonasera a tutti. Io mi spendo i primi 10 secondi della mia presentazione per ringraziare di cuore Lorenza Bravetta, non solo per aver messo su questa cabina di regia, ma anche solo per averla pensata, perché è importante. Quindi ti ringrazio davvero. E poi, siccome io potrei parlare per ore della bellezza e della particolarità della nostra associazione, ma sono gentile e ve le risparmio tutte queste ore per cui potrei parlare, ho una piccola presentazione che vorrei mandare per farvi capire chi siamo e cosa facciamo. E quindi, dopo a me di parole me ne restano solo 500, perché le immagini valgono, oddio, più di mille parole. Noi siamo un'associazione molto giovane, vi dico questo mentre tolgo questa cosa, siamo un'associazione molto giovane perché siamo praticamente in piedi da 3 anni, scusate, voilà, siamo in piedi da 3 anni, di cui i primi 2 anni li abbiamo trascorsi in casa Tao Visual, belli coccolati e protetti da papà Roberto. Poi papà Roberto dopo 2 anni ci ha detto: basta, siete grandi, fatevi la valigia e andate a vivere da soli. E quindi noi siamo andati a vivere da soli e quindi stiamo in piedi, diciamo, come associazione autonoma da un anno all'incirca. Adesso vediamo se parte. Voilà, è andata? Thank you.
su questa cosa. Allora, noi siamo questo, ovviamente siamo fotografi specializzati in questi quattro settori: maternità, neonati, bambini e famiglie. Un settore molto molto delicato, chiaramente, che va preso con le pinze. Siamo un'associazione molto molto seria, forse anche troppo seria. Siamo pieni di codici, di autoregolamentazione, abbiamo aggiunto ai codici e ai regolamenti di TAO altri 10 codici nostri, quindi siamo, perché ci crediamo molto nel nostro lavoro, ed è un lavoro che per noi, insomma, 3 anni di lavoro così, in cui ci siamo concentrati primariamente sulle nostre valenze. La prima, umana, perché siamo riusciti a creare un gruppo molto unito. Siamo una famiglia praticamente, abbiamo un nostro gruppo chat dove, se qualcuno ha un problema alle 9 di mattina, alle 9:20 qualcuno è intervenuto di noi per risolverglielo, e questo secondo noi è una cosa importantissima, perché abbiamo spostato la luce dal collega competitor al collega amico. Poi abbiamo una valenza assolutamente professionale, perché noi abbiamo importato in Italia un settore che esisteva in America e in Australia, e siamo stati i primi ad averlo portato qui in Italia, con la bellezza e anche con una certa italianizzazione, perché lo stiamo modificando, lo stiamo cambiando. Abbiamo una valenza ispirazionale, perché quando si parla di fotografi di bambini ci si immagina normalmente i bambini nei cavolfiori di Anna Geddes. Siamo andati oltre, siamo partiti da lì, ma siamo andati oltre. Ora noi continuiamo a contaminarci di nuovi stili, non guardiamo più solo l'America e l'Australia, ma stiamo guardando molto l'Europa, perché in questo momento è la più innovativa stilisticamente. Abbiamo una valenza sociale, sì, perché il nostro lavoro è importante, perché ferma dei momenti di vita delle persone che vanno via e che invece attraverso noi rivivono nel tempo come una storia fotografica che noi diamo loro. E poi abbiamo una valenza psicologica, perché noi, prima che fotografi, siamo psicologi come tutti i ritrattisti. Pensate a quante donne durante la maternità vivono malissimo la gravidanza, o la vivono con disagio, e noi riusciamo con delle immagini a esaltarla e quindi a fargliela accettare. Pensiamo a dei bambini che riescono ad avere una crescita anche visiva di questa loro vita, e che si ritroveranno nelle immagini nostre, che poi mostreranno ai propri figli o ai propri nipoti. Pensiamo ai genitori, i neogenitori che vengono nel nostro studio, ci portano questi bambini meravigliosi di 15 giorni, e fino a quel momento hanno vissuto una serie infinita di tappe sanitarie, per cui non se ne rendono nemmeno conto. Se ne rendono conto quando noi questo bambino lo addormentiamo sui nostri beanbag, lo cominciamo a fotografare, oppure lo mettiamo tra le loro mani per il primo vero ritratto di famiglia. E pensiamo anche alla fatica delle famiglie italiane oggi, una certa fatica di vivere, una stanchezza, che vivono anche magari dei momenti di opacizzazione dei loro affetti familiari. Quando ci chiedono il ritratto di famiglia, ci stanno chiedendo aiuto, ci chiedono di rivisualizzare chi sono, perché si sono scelti, perché hanno prodotto e hanno creato qualcosa insieme, e attraverso noi si riscelgono, si riamano e rivivono tutto quello che hanno creato visualizzandolo. Quindi questi sono i nostri valori, e quello che, per cui per noi ha un senso essere fotografi, la nostra vera missione. Sono stati 3 anni di lavoro duro, bello, meraviglioso, ed eravamo talmente concentrati su questi lati nobili e puri della nostra professione, che una mattina ci siamo affacciati, e qui non so quanto mi è rimasto, però comunque mi gioco la seconda parte, ho finito, quindi me la gioco dopo. Ci siamo affacciati invece su una strumentalizzazione del nostro settore non bellissima, e quindi gli argomenti che io vorrei trattare oggi con voi sono la formazione e la certificazione, perché noi, purtroppo, il nostro è considerato un settore di tendenza erroneamente, e quindi moltissimi ci vedono un business
di formazione specialistica. Quest'anno noi abbiamo contato 78 eventi formativi da gennaio ad oggi, ad opera di chiunque, cioè da persone, da colleghi che potevano tranquillamente insegnare, ma anche colleghi o enti che non erano minimamente in grado di insegnare, che però hanno inquinato il settore e producono soprattutto professionisti magari non all'altezza. E il secondo tema è la certificazione, quindi io queste cose le vedo. Parliamo dopo. Grazie. Allora, Giovanni Gaster, di solito nei musei lo trovate scritto sulle didascalie sotto le cornici, ma è qui come presidente dell'AFIP, tutto bene? Sì, sì, Associazione Fotografi Italiani Professionisti, che sì. Adesso ci spiegherà che cos'è. Allora, l'Associazione Fotografi Italiani Professionisti, come dice il nome, è un'associazione che si occupa della professione, cioè di coloro i quali operano nel settore professionalmente e non amatorialmente. È stata fondata nel 60, ha una gloriosissima storia, nata con i grandi fotografi dell'epoca e continuata fino ad oggi. Ci occupiamo sostanzialmente di formazione di cultura. Ci siamo dati questo scopo, quindi organizziamo mostre, organizziamo lezioni magistrali a Milano, a Roma, insomma abbiamo una grossa attività, se vi divertirà cercarla. Io però tornerei un po' alle provocazioni del nostro amatissimo Smargiassi, e cioè che cosa è successo nella fotografia, perché credo che se non facciamo un ragionamento a monte, ognuno parla della propria, giustamente della propria posizione, ma è successa una cosa straordinaria ed epocale, no? La fotografia è diventata il linguaggio nuovo, cioè è diventata attraverso gli iPhone e gli smartphone una lingua. Ci si parla e si comunica usando l'immagine, e questa è, per chi, come tutti noi, amiamo la fotografia, una buona notizia. Però ovviamente comporta delle cose, come tutte le lingue che nascono, andrebbe un po', come dire, un pochettino insegnata. Però, diciamo, se da una parte è diventata una lingua, ogni essere umano vivente ha una macchina fotografica in tasca, e questa è una grandissima vittoria, cioè questo è un momento meraviglioso per la fotografia, ovviamente la caduta della difesa tecnica del professionista, che non può più dire sono l'unico che sa chiudere 128-8 e mi difendo dietro questa capacità, perché ormai non c'è più questa difesa, noi non possiamo più, non gestiamo più la parte tecnica come soli gestori in grado di mettere una luce, eccetera, ma la fotografia è diventata linguaggio diffuso. Allora, cosa succede? Succede una cosa importantissima, che noi professionisti, ed è questo che teorizza la mia associazione, siamo tenuti a evolvere e a liberarci dal dato tecnico. E fare una cosa, cioè diventare autori. L'autorialità è l'unica possibilità per la fotografia professionale di evolvere e di vincere. Cosa intendo per professionalità? Intendo la diversità. Ogni essere umano, ogni fotografo, ma anche ogni essere umano è sostanzialmente diverso, lo dimostra la scienza, le impronte digitali, il DNA. Allora, in questa diversità è già la matrice della visione distonica, leggermente distonica del mondo. Ognuno di noi ha una distonia nella lettura del mondo. Allora, cosa deve fare un professionista? Non più difendersi dietro il dato tecnico, ma andare nel profondo, cercare la propria differenza. È un mestiere molto difficile, molto faticoso e molto duro, perché essere simili agli altri è confortante. Chi lavora invece sulla propria differenza, ma un autore deve farlo, è sostanzialmente solo, ma arrivando in fondo e trovando una parola che ti determini, su questa parola tu puoi creare la tua estetica diversa. Se tu vai a offrire a un cliente il punto tuo diverso, che non deve essere uguale a quello di 5.000, perché il problema è che tutti sanno fotografie bene, ma come dico ai giovani, se tu il tuo livello di capacità fotografica è simile o quasi uguale a quello di altri 5.000, lavorare è come vincere la lotteria di Capodanno. Bisogna che uno metta la mano nel bussolotto e salga a te. Allora, cosa devi fare? Ridurre il numero di persone che offrono un lavoro come il tuo. Se sono 5.000 diventino 500, da 500 a 50. Se
se sei nei 50 lavori tutti i giorni. Allora, dimenticare le lamentele, dimenticare tutto, tutto sta cambiando. L'elettronica applicata alla fotografia, qui Justin non sarà d'accordo, ma segna, come continua a dire a tutti, la nascita della fotografia. Questa è la fotografia e da qui in poi sarà solo questa. Tutto quello che abbiamo fatto, io lavoravo con i banchi ottici, tutto quello che abbiamo fatto è già archeologia. Allora, si può dedicare la vita all'archeologia? Certamente sì, ma sapendo che si chiama archeologia e che non è la professione. La professione è la fotografia elettronica. Bisogna prenderne atto. A me piaceva la Polaroid 2025, moltissimo, è fallita. Devo fare. O mi sparo o no? Allora, le macchine contengono un'estetica che non è né migliore né peggiore dell'estetica precedente, ma è una nuova estetica. Allora, andare dentro la macchina, cercare i limiti del linguaggio di questa macchina, che non è né buona né cattiva, è una macchina, ma ha un linguaggio interno. Questo un professionista deve fare, cercarsi e cercare i limiti della macchina. Se lavorerà così, ridurrà il numero sempre di più di offerta e diversificherà l'offerta. Non dico autori nel senso altissimo, ma anche un, voglio dire, un da qui a pochissimo, un catalogo di bicchieri su fondo bianco con un iPad di buona generazione, te lo fai in casa. Allora, io voglio farlo per te, devo venire a dire, io ti do la mia lettura, il mio punto di vista, la mia capacità, no? La mia diversità, tu te lo faresti così come altre 5.000 persone, io lo faccio diverso da tutti e allora lavoreremo, è tutto qua. Grazie. Grazie. Marco Miglianti, come Roberta Garofalo, presiede un'associazione di fotografi della felicità, diciamo così, nel senso che è il presidente dell'Associazione Nazionale, dell'Associazione Italiana Nazionale Fotografi Matrimonialisti. Quindi si lavora con i sorrisi, diciamo. Ora parlare dopo. Però magari non si sorride. Non me ne vogliono gli altri, parlare dopo Giovanni è particolarmente difficile. Io inizio con una presentazione di un nostro socio, di un nostro collega. Silence of cars, we're cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine and the curtains are like the 4th of July. You swore and said, We are not shining stars. This I know, I never said we are. Though I've never been through hell like that, I've closed enough windows to know you can never look back. If you're lost and alone, or you're sinking like a stone, carry on. May your past be the sound of your feet upon the ground. Carry on. Carry on, carry on. Talked about how our parents will die, all our neighbors and wives.
Vi ho presentato lo slide di un nostro socio, Davide Bastianoni, avete visto il nome più volte. Per farvi capire, la fotografia di matrimonio è molto cambiata nel terzo millennio, con l'avvento del, anche con l'aiuto dell'avvento del digitale. C'è stato un cambiamento epocale, c'è stato, esiste un'autorialità. Ci sono fotografi italiani che scattano matrimoni in tutto il mondo, scattano matrimoni a persone importantissime, come ci sono fotografi di moda che accettano, fotografi famosissimi che accettano di scattare matrimoni a persone importanti. E qui in platea, ad esempio, c'è Vittore Buzzi, che è un fotografo che cucchiaio di legno, però insomma ha vinto WordPress Photo e ha fatto reportage molto importanti in tutto il mondo, in Italia, ovunque, però non nasconde di fare anche matrimoni. E non nasconde di farlo anche volentieri. E mentre qualche anno fa, fino a 10 anni fa, forse anche 5, le agenzie e tanti colleghi avrebbero discriminavano fotografi che ammettevano di fare matrimoni. Il mercato della fotografia di matrimonio in questo momento ha un valore di circa 300-400 milioni di euro. È un mercato molto importante. Però prima di gioire, andrei ad analizzare un po' questi numeri. Prima del 2000 i matrimoni erano considerati il bancomat dei fotonegozianti, cioè nel senso tutti i fotografi di paese, tutti i fotografi di città, tutti i fotografi di negozio erano quelli che facevano matrimoni, non c'erano fotografi specializzati nei matrimoni, e si parla che i fotografi italiani in quel periodo fossero circa 13.500 e forse la metà faceva matrimoni, poco più della metà, e avevano, e si parla di circa 300.000 matrimoni l'anno in quel periodo. Perciò ogni fotonegoziante di media, ogni fotografo che faceva matrimoni, aveva almeno 30 matrimoni, aveva la possibilità di fare 30 matrimoni dividendoli equamente. Perciò era un mercato molto ricco, diciamo. E causa il calo demografico, causa la crisi, cala il cambio dei costumi, il numero dei matrimoni in questi anni è calato fino ad essere meno di 200.000 nel 2013, e il numero è ancora più in calo. E inoltre la crisi, l'avvento del regime dei minimi, ha portato ad avere tanti nuovi fotografi e tanti fotografi che avevano altre specializzazioni a intervenire in questo bancomat della fotografia di matrimoni. Perciò in questo momento qui si pensa che il numero di fotografi che fanno matrimoni sia almeno quadruplicato rispetto a quello che era nel 95. Con un numero di matrimoni di quasi la metà potete capire che la situazione è completamente cambiata. Non solo. In questo momento qui almeno un 20-30% dei matrimoni è in mano al mercato sommerso, agli abusivi che ormai con i social si sono sdoganati, non hanno più bisogno di andare a dare volantini a giro, basta una pagina Facebook e l'abusivo si pubblicizza e fa matrimoni. Perciò una parte di questi 200.000 matrimoni, almeno un 30%, è in mano agli zii, cugini abusivi e a tante persone che lo fanno senza teoricamente poterlo fare. Poi una parte lo fa rispettando le leggi, perché magari non l'ha chiesto, non si è pubblicizzato altro, ma una buona parte lo fa andando incontro a questa cosa. La situazione vista da questo lato è diventata molto nera. Si parlava di 400 milioni di euro, ma insomma al momento se deve dividere 30.000 persone si capisce che non c'è un mercato. E invece no, invece non è così. Perché quello che diceva Giovanni è una cosa molto vera. In questo momento qui ci sono fotografi che si sono altamente specializzati nella loro nicchia di mercato, nella clientela che loro interessa, ma può essere il fotonegoziante di paese che riesce a soddisfare le necessità del proprio paese e non spinge i clienti ad andare a cercare altrove, come possono essere fotografi di livello internazionale che fanno matrimoni a celebrità o fotografi che fanno matrimoni a stranieri, perché esiste anche il mercato degli stranieri in Italia.
anche se è un mercato di 6.000 matrimoni all'anno, non è un mercato, è un mercato di nicchia, non si parla di un mercato che fa grandi numeri. E si parla in Italia, sono fotografi che riescono a vendere matrimoni dai 2.000 ai 5.000 euro per il solo servizio. Sono fotografi, si vendono anche sopra 5.000 euro per il solo servizio. E considerate però che il costo medio di un fotografo di matrimonio è sotto i 1.000 euro, perciò immaginatevi questa forbice. Io vivo a Grosseto, che molti di voi non sanno nemmeno dov'è, e ci sono fotonegozianti o fotografi che si sono fermati a quello che facevano un po' di anni fa e vendono servizi a 400 euro, mentre ci sono fotografi che li vendono a 2.500-3.000. Perciò è una forbice enorme. Da noi serve un'alta specializzazione. Come associazione facciamo una formazione continua, facciamo più eventi l'anno, facciamo una formazione che va dagli eventi culturali alla comunicazione, storytelling, incontro con fotografi di matrimonio e non di matrimonio, fotografi italiani o fotografi stranieri. E ad esempio abbiamo chiesto ora anche pochi giorni fa a Giovanni di partecipare, perché abbiamo bisogno di fotografi come lui, abbiamo bisogno che ci possa dare stimoli, che ci possa dare esperienze, tecniche manageriali, creative fuori dal comune. Persone come lui sono la forza della fotografia italiana, perché in questo momento qui comunque la fotografia italiana, io parlo del matrimonio perché è il mio settore, ma è una fra le fotografie più importanti al mondo e probabilmente anche in altri settori è così. Ecco, poi arrivare a tanti. Sì, ci sono. E diciamo che come associazione pensiamo al, ci siamo trasformati da concorrenti a colleghi, quello che diceva lei, quello che diceva Roberta prima, e perciò ci aiutiamo, facciamo tutto quello che possiamo per fare, facciamo tutto quello che è possibile fare. Ad esempio abbiamo avuto un socio ricoverato con urgenza per un tumore, con un brutto tumore, il giorno dopo avevamo già coperto tutte le sue date, tutti i suoi servizi, risolto tutti i suoi problemi, almeno non quelli fisici. E non vogliamo essere per forza troppo positivi, perché siamo convinti che comunque un mercato esista per chi è altamente specializzato e per chi si specializza, per chi fa formazione. Non siamo ingenui, ma lavorando sodo lo spazio c'è ancora. Poi per le proposte ne parliamo di più. Grazie. Alessandro Ruggeri è consigliere dell'AIRF, Associazione Italiana Reporter Fotografi, una storica associazione dei fotogiornalisti italiani. Sostituisce il presidente Roberto Piccinini, che mi ha pregato di scusarlo ma ha avuto qualche problema familiare, non può essere con noi oggi. Sì, infatti porto i saluti, il presidente, parlerò io al posto suo. Ovviamente il mio non sarà come il suo intervento, però cercherò di essere all'altezza degli altri partecipanti. Insomma, l'AIRF, come diceva appunto Michele, è probabilmente l'associazione, una delle associazioni più vecchie ma presenti, come l'AFIP di Giovanni, nel senso che è stata fondata nel 66 e dal 66 ha avuto una sorta di continuità ed è arrivata fino ad oggi. Chiaramente negli anni 60-70 aveva molti più iscritti, oggi siamo in 200, però siamo riusciti a portare avanti questa associazione. C'è solo un'associazione nazionale con sede a Bologna, prima era divisa e aveva varie sedi regionali, oltre ad avere una sede nazionale, un po' sul, diciamo, come l'ordine dei giornalisti. Si era organizzata proprio come l'ordine dei giornalisti, differenziandosi però, perché appunto c'era. Noi come professione, come categoria professionale, abbiamo avuto sempre questo rapporto, di non compressione, per le ragioni che diceva anche Marco Capovilla prima, con l'ordine dei giornalisti. Cioè, siamo sempre stati portati fuori, a lavorare fuori dalle redazioni, sempre di più nel corso del tempo, in autonomia. Il nostro presidente di prima, Mario Repeschini, che è stato eletto consigliere nazionale dell'ordine, dei giornalisti, e con il presidente, che ormai è uscito di carica perché proprio ieri è stato eletto quello nuovo, Enzo Jacopino, abbiamo lavorato molto assieme. Adesso il Consiglio nazionale ha ottenuto che praticamente la possibilità di presentare la domanda di iscrizione all'ordine soltanto mostrando le fatture, perché molti direttori di giornali si rifiutavano e si rifiutano tuttora di firmare
come dire, la documentazione fotografica che noi portiamo per essere iscritti all'ordine, e quindi è stato bypassato questo, diciamo, questa procedura dell'ordine nazionale. Speriamo che venga recepita da tutti gli ordini, perché ad esempio con l'ordine regionale della Toscana so che ci sono ancora dei problemi. Comunque adesso non volevo parlare dell'ordine dei giornalisti, ma parliamo di noi. E quindi, ecco, noi siamo nati in questo modo, e cosa offriamo ai nostri soci? I nostri soci adesso sono circa 200, non siamo un'associazione grande, ma partecipano tutti molto alle nostre attività. E siamo appunto un'associazione di categoria e cerchiamo di, come dire, di agevolare il lavoro dei nostri iscritti, che sono tutti fotogiornalisti. La nostra associazione in realtà è aperta anche ai video operatori, perché appunto nel 66 lo statuto prevedeva anche che ci fossero i cineoperatori, quindi questa piccola categoria è rimasta. Chiaramente allo stato attuale non abbiamo iscritti che girano video per i giornali, ma solamente fotografi. Negli ultimi anni, poi magari dopo analizziamo un po' i problemi, noi abbiamo sempre sofferto dei problemi di cui ha parlato Michele all'inizio, però diciamo ne abbiamo sempre sofferti indipendentemente dal mezzo analogico o digitale. Oggi soffriamo di ulteriori problemi dovuti alla diffusione delle immagini attraverso i social network, immagini che noi produciamo, che sono immagini di eventi, immagini di cronaca, perché i nostri associati producono eventi sportivi, cronaca locale. Sostanzialmente i nostri soci sono i fotografi dei giornali, dei quotidiani. E quindi noi forniamo appunto questi strumenti che sono, sembra assurdo dirlo, ma la nostra tessera è una tessera di riconoscimento che è rimasta simile fin dagli anni 60 e che noi tutti gli anni presentiamo alle questure di tutti, a tutte le questure d'Italia, per permettere durante le manifestazioni di essere riconosciuti. Siamo riconosciuti appunto dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti, per cui abbiamo composto il decalogo dei fotogiornalisti negli anni scorsi, qui abbiamo lavorato assieme anche con Marco, abbiamo fatto diversi convegni su questo. E la nostra tessera praticamente è uno strumento che ci permette di lavorare, di essere riconosciuti se veniamo fermati dalla polizia o dall'autorità della strada, e ci permette di entrare a diverse manifestazioni. Detto ciò, negli ultimi anni appunto col problema della digitalizzazione barra smaterializzazione dell'oggetto fotografico, perché prima del digitale noi stampavamo le foto, le portavamo e consegnavamo direttamente in redazione le immagini, quindi avevamo un oggetto che potevamo gestire. Adesso con la smaterializzazione di questo, che ci veniva anche restituito dopo 6 mesi, e questa è una nota importante, lo dico perché dopo nelle proposte ci sarà qualcosa di legato a questo, cioè adesso questo oggetto che noi trasmettiamo con i sistemi di trasmissione ai giornali non viene più restituito, finisce chissà dove, in un archivio, viene archiviato, non si sa, ma non viene restituito, e questo genera un po' un problema sul discorso dei diritti di utilizzo, quindi ecco qui l'altro problema inevitabile, bisognerà capire come risolvere. Niente, dicevo appunto, da questi 2 anni per ovviare questo problema la nostra associazione offre anche un servizio di tutela legale, cioè noi non abbiamo dei legali di riferimento, abbiamo proprio il nostro avvocato che si occupa immediatamente di risolvere delle controversie riguardo al, come dire, al furto delle immagini che i nostri soci producono, che viene rubato attraverso i social network, cioè immagini che magari vengono fatte per una gallery e usate per la gallery di un quotidiano, vengono poi prese e copiate, quindi in qualche modo rubate e utilizzate in altri siti e anche in altri organi di informazione che non hanno commissionato appunto questo lavoro. E questo è proprio la tutela legale che facciamo, non è proprio un intervento diretto del nostro avvocato a richiesta di risarcimento. Niente, quindi chiudo qui la mia presentazione, magari dopo parliamo. Grazie. Roberto Tomezzani per l'ultimo intervento. Roberto Tomezzani è il presidente o direttore? Cosa sei? Presidente? Coordinatore di Tau Visual, che è una
direi vivace associazione di anche questa di fotografi professionali. Ci dirà cosa. Mi alzo in piedi perché voglio vedervi in faccia, però non vado lì perché è troppo ecclesiastico. Allora, giuro meno di 10 minuti. Vedevo l'altro giorno, passando in stazione centrale, chi di voi c'è passato a Milano, allora, schermo tipo da fantascienza, schermi ai binari, persone che sono connesse in internet con il loro cellulare, l'infilata dei Freccia Rossa, un insieme che se avessi visto quando ero ragazzino e andavo con i miei genitori in stazione centrale avrei detto questa è fantascienza. È cambiato tutto. Allora, che sia cambiata la fotografia, che noi ci parliamo addosso dicendo che è cambiata la fotografia, è buffo, perché in realtà è cambiato completamente l'humus, il terreno su cui viviamo, il tipo di rapporto, il modo con cui ci muoviamo. La fotografia ha arrancato dietro, ma non è cambiata la fotografia, è completamente cambiato l'ambiente. Come in tutti i momenti evolutivi, quando cambia l'ambiente, c'è l'essere vivente che assomiglia, che ricalca questo nuovo ambiente, che si riproduce in santa pace e domina. L'essere che funziona così come funzionava prima, che non è più adatto al nuovo ambiente e non funziona più e soccombe. Allora, forti o deboli di questa coscienza, cioè non è la fotografia essere cambiata, è il mondo essere cambiato, ci siamo da un po' di anni a questa parte come associazione interrogati su chi funziona in questo nuovo ambiente, fra i colleghi professionisti, chi diavolo sta andando bene, cosa fa, e annualmente, quasi annualmente, censiamo con un sondaggio che potete vedere a www.sondaggio.biz, sondaggio.biz con la Z finale. Chiediamo: ma come ti va? Sei alla canna del gas? Sei contentino? Sei entusiasta? E poi che cosa fai? Stratificando queste cose emergono, non vi attedio adesso io perché ce l'avete su quel mini sito, emergono le caratteristiche di chi sta bene, ma bene, e sta facendo qualche cosa che in qualche maniera, in qualche misura, in piccola misura, può essere, non dico clonato, ma preso a ispirazione. Guardate che da anni che orientativamente il 45-50% delle persone che partecipano al campione, che è un universo di 1000-1200, quindi non un universo intero, ma una prospezione significativa, dichiara di stare da decentemente bene a entusiasticamente bene. Quindi metà dei colleghi vive bene con la propria professione. Allora, poiché si parla di problemi, principalmente chi ha problemi e chi non ne ha, ne parla poco perché non ne ha, il percepito che abbiamo spesso è emozionalmente molto più grigio di quello che è la realtà. E quindi se siamo qui è probabile a interrogarci su problemi, che qualche problema ce l'abbiamo, ma non è così tutto il mondo. Allora, sondaggio.biz, vengono fuori delle cose carine. Poi, sempre un minisito che vi lascio perché così avete modo di giocarci, www.proposte.org, è un minisito, proposte.org, aperto appositamente per questo incontro, per raccogliere dai soci delle proposte. Lì trovate delle prime proposte, che sono quelle di cui spendo mezza parola adesso, già attive, già attivabili, già a livello propositivo e per cui si potrebbe collaborare anche fra più associazioni, e poi l'insieme delle proposte fatte che possono essere lasciate ancora anche adesso. Quanti minuti ho? Mi resta ancora 4-5 minuti. Le proposte, quelle attuali, quelle da attuare, sono divise in alcune proposte da fare in direzione dell'amministrazione pubblica, quindi in direzione del Ministero o dell'amministrazione pubblica in generale, e altrettante proposte invece che possono essere portate avanti con le nostre gambe, indipendentemente dal fatto che ci sia qualcuno che ci dà il biberon. La proposta, le proposte verso le istituzioni sono
un sacco di colleghi chiedono l'albo, ma l'albo professionale non si può fare tecnicamente, è contrario alla, alla direzione europea di deregulation. Quindi un albo che difenda la categoria e non si trovi a difendere la comunità da un mestiere pericoloso non si fa, quindi l'albo dei fotografi non si fa. La proposta nostra è, va bene, visto che non possiamo avere un albo, facciamo un registro, perché è questione di nomi, che la proposta è un database, che ci vuole un database online, che potrebbe gestire imparzialmente il MIBACT, dove confluiscono unicamente coloro i quali hanno posizione fiscale definita come, come attività. È consultabile da tutti e quindi chi si professa fotografo lo sia oppure no potrebbe discendere da questo. Chiederemo di disincentivare con una lettera aperta che potrebbe essere firmata da tutte le associazioni del MIBACT, quelle amministrazioni pubbliche che utilizzano in maniera da favorire la concorrenza sleale le fotografie, acquisendole nelle forme più varie e poi rendendole disponibili con un'operazione che, se fatta dal circolo del bridge, è discutibile ma comprensibile, se fatta da un'amministrazione locale o peggio ancora centrale è molto discutibile perché va contro il concetto di professione, difesa e mantenuta. Promuovere la presenza di fotografi in eventi organizzati ad hoc come guide della fotografia, quindi usare noi stessi come ciceroni di eventi e di iniziative culturali legate alla fotografia. Chiederemo, l'abbiamo già chiesto in realtà al MIBACT, ma ci hanno risposto, no, perché c'è un decreto ministeriale che dice che è solo per i giornalisti. Noi chiederemmo al Ministero di cambiare il decreto ministeriale, perché sono loro che si parlano, che definiscono questa cosa. Chiederemo l'accredito per i fotografi al pari dei giornalisti ai musei della cultura e qui alle moschee della cultura, quindi musei e luoghi deputati alla cultura, perché il fotografo fa diffusione della cultura visiva, della cultura artistica che passa per le immagini, in maniera molto più puntuale, immediata ed efficiente di quanto non faccia un giornalista di penna. Il giornalista di penna va, entra al museo, vede qualche cosa e nel 99,9% non scrive niente in realtà, va col tesserino dell'ordine ma non produce ecostampa. Il fotografo fa fotografia per diffondere questa fotografia, quindi l'arte e il bello che è custodito dai musei e in generale dal Ministero potrebbe essere favorita in questa maniera, più che altro è un segno di incoraggiamento alla categoria che non un elemento di vero cambiamento, perché di vero cambiamento certo non si può parlare. Spingere e promuovere una fiscalità che tenga conto del fatto che siamo invasi di persone che lavorano. Gli alberghi si sono dovuti scontrare o comunque tenere conto dell'ospitalità tipo Airbnb, i ristoranti con il social eating. Bene, così come il governo ha preso atto del fatto che esiste un mondo, un mercato che ormai non si può fare sparire a comando, di proposizione anche semiprofessionale di fotografi, per Airbnb c'è la cedolare secca, per la fotografia potrebbe esserci qualcos'altro che comunque preveda la possibilità che anche l'attività che adesso viene fatta con bene pace di tutti quanti possa essere descritta fiscalmente in maniera da riportare minimamente l'equilibrio nelle proposte. Secondi? Finito? Allora, siccome ne esistono delle altre, o ve le vedete su proposte.org, dove ripeto potete lasciarla, oppure nella seconda fase, le altre sono quelle fatte senza l'aiuto del Ministero o dell'amministrazione pubblica. Grazie. Ultimo per la tirannia dell'alfabeto, Mirko Villa, che rappresenta i fotografi della CNA. Federazione Nazionale Artigianale. Vado a questo punto, non ho la presentazione, però visto che è la mia prima uscita, diciamo, in questa veste di portavoce dei fotografi di CNA, preferisco intanto vedervi e quindi anche farmi vedere. Siamo presenti in tutto il territorio italiano e quindi abbiamo sedi in tutte le regioni.
Detto questo, io credo che questo momento è un momento sicuramente molto molto importante. Io credo che il Ministero abbia fatto centro nel pensare a un percorso di questo tipo. La fotografia oggi ha sicuramente un'importanza molto rilevante. Lo vediamo, vengono scattate, lo dicevano anche prima chi mi ha preceduto, vengono scattate tantissime foto. 2 miliardi di foto sono tantissime, sono tantissime immagini. Un domani ci dovremo anche... ci troveremo di fronte a un problema qual è, e quindi invito il Ministero a fare attenzione in questa direzione, cioè avere un'attenzione particolare verso i musei. Perché dico questo? Dico questo perché quando abbiamo tantissime immagini potrebbe esserci il rischio di non essere in grado, di non sapere che cosa è buono e cosa non è buono. Oggi nei musei non sempre magari ci sono figure professionali che conoscono bene la fotografia. La fotografia nei musei oggi è soprattutto vista non tanto come immagine, ma soprattutto viene valorizzato l'oggetto, proprio come fotografia nata un secolo fa, eccetera. Quindi abbiamo bisogno che ci sia un'attenzione grande verso questo aspetto, a mio avviso, per non trovarci domani ad avere troppo materiale e non sapere quello che può avere una validità e quello che può essere interessante anche per il futuro. Questo sicuramente io credo che sia una cosa da tenere in considerazione. Giustamente chi mi ha preceduto ha detto che occorre differenziarsi ed è fondamentale la qualità. Ci sono tantissimi giovani in sala e quindi voglio mettere in evidenza questo aspetto. Quando si fotografa occorre talento, occorre impegno e occorre costanza. Quando si fotografa, per differenziarsi, quello che piace, bisogna fotografare quello che piace. Io sono abituato a fotografare ciò che mi piace, perché credo che fotografare ciò che ti piace trasmetti te stesso e trasmetti qualcosa in più, dai sicuramente un valore aggiunto. Oggi è cambiato tutto, il mercato, è cambiato il mondo. Era più bello ieri? No, il bello deve sempre essere davanti, è quello che verrà, perché se guardiamo indietro sicuramente siamo persi. Quanto andiamo indietro? 10 anni, 5 anni, 20 anni, un secolo? Cioè, sicuramente, a mio avviso, bisogna guardare avanti. Personalmente mi piace fotografare le cose belle. E cosa fotografo? Visto che qualcuno magari si è un attimo presentato, mi presento così in modo, diciamo, a metà del mio intervento. Mi piace fotografare il territorio, mi piace fotografare le tradizioni, la nostra cultura. È bello fermare l'artigianato, l'arte, perché le cose, visto che oggi cambiano tanto rapidamente, abbiamo bisogno anche di ricordare quello che di bello e di valido c'è in un paese veramente, a mio avviso, meraviglioso. Troppo spesso siamo abituati, io sono abituato a girare molto, ho girato un po' in tutti i 5 continenti e non mi trovo sempre d'accordo nel parlarci male come Italia. Cioè, secondo me dovremmo guardare un po' meglio dentro il nostro paese. Tante cose sono belle, se non vanno bisogna che ci diamo da fare e le cambiamo. Ecco. Fare il fotografo è una scelta di vita e bisogna anche essere consapevoli, lo dico soprattutto ai giovani, che la committenza è cambiata. Prima ti cercavano, oggi sei tu che cerchi i clienti, perlomeno per quanto riguarda il sottoscritto. Io ho fatto la scelta di pubblico libri e visto che voglio fare quello che voglio, cioè, scusatemi, sono anche diventato editore. E quindi, a mio avviso, è anche una scelta anche delicata. Perché delicata? Perché nel momento in cui decido di pubblicare un libro mi costa e quindi cerco di mettere dentro il meglio di quello che ho realizzato. Quindi non è solo un fatto, questo prodotto l'ho venduto, quindi l'ho realizzato, poi lo devo anche collocare, lo devo anche vendere.
la fantasia non deve mancare, servono sicuramente tante, tante idee. Diventare imprenditori di se stessi. E soprattutto bisogna sapersi vendere. Oggi conta anche questo. Non è più sufficiente essere bravi e fare belle foto, ma bisogna saperle vendere. Ci piaccia o no, il 50% di tutto questo sta nel sapersi, il saper vendere. È serio e rispettoso verso il cliente vendere della qualità, altrimenti sbaglieremmo completamente tutto. Mi stai, ho ancora un istante, mi stai guardando male? No, no, ecco. Va bene. Mi ero segnato una frase che adesso la fotografia è un settore che sta soffrendo tantissimo, la grande concorrenza del tempo libero, di hobbisti a volte anche molto bravi. Quindi siamo di fronte a un mercato dove anche i non professionisti ce ne sono anche che sono molto bravi. La differenza dove sta? Sta nel fatto che il professionista deve vivere delle proprie, immagini. Quindi noi come associazione dovremo, assieme anche ai colleghi delle altre associazioni, quindi non solo come CNA, ma anche con tutte le altre, dovremo fare in modo che, a mio avviso, ne approfitto, visto che sono anche l'ultimo, magari ho dato all'inizio un consiglio, cioè quello che noi porteremo avanti, ne approfitto, così sono il primo, e questo insomma, mi fa anche piacere, ecco, fa anche qualche proposta al Ministero, e quello rivolto verso i giovani. Giovani, quindi fare cultura, fare capire ai giovani, ai più giovani, la differenza che c'è tra una bella fotografia e una fotografia che ci sta anche, quelle che devono vivere qualche minuto, 5 minuti, perché? Perché oggi la stragrande maggioranza delle fotografie vivono poco. Quindi cercare dei percorsi, quindi noi ci rendiamo disponibili affinché si possa fare cultura dell'immagine. Quindi è importante un domani, anche e soprattutto se vogliamo vendere immagini, che l'utente, il potenziale cliente, sia in grado e abbia le competenze di valutare sempre di più rispetto a quello che non c'è oggi, capire se un'immagine è bella o non è bella, o può avere un valore o no, o se non altro aprirti gli occhi in una visione magari diversa rispetto a quello che può esistere oggi. Mi fermo qui, dopo magari chiedo anche un'altra cosa. Grazie. Allora, personalmente mi avete stupito, anche un po' smentito, perché avrei pensato di ascoltare più lamentele, invece ho ascoltato molta passione e entusiasmo. Questo del resto è giusto per chi ama il suo mestiere, forse è vero, sono il 60% continuano a essere contenti di fare i fotografi e di farlo bene anche come professione. E prima di passare, abbiamo parlato un'ora e mezzo, quindi non faremo un'altra ora e mezzo, non vi spaventate, però insomma avevo promesso di fare una raccolta anche, però vorrei fare un intermezzo e chiedere a Lorenza Bravetta, che è la coordinatrice della cabina di regia del progetto degli Stati Generali della Fotografia per conto del Ministero, che impressione intanto ha avuto di questa presentazione insomma del mondo professionale. Grazie. Allora, ho qualche domanda anch'io, volevo fare due puntualizzazioni prima di andare avanti. Ho sentito ringraziarmi, anche citare più volte il governo oggi. Il governo è alla base di questa operazione, di questo processo, è il ministro Dario Franceschini che l'ha fortemente voluto e l'ha attuato. Lo Stato deve poter dare un quadro di riferimento per la fotografia, quindi distinguerei tra quello che è il governo e quello che è lo Stato. Stiamo lavorando a un piano strategico che il governo lascerà allo Stato affinché lo Stato possa integrarlo e portarlo avanti, che è un piano strategico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ricordo, quindi che si occupa e si è occupato fino ad oggi in modo frammentario, non strutturato, non organico, ma della fotografia come bene culturale, non come professione. È stato un po' aperto il campo nell'ottica di strutturare questo piano su tre ambiti di intervento, che sono gli archivi, quindi il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, la creazione contemporanea, quindi il sostegno alla produzione e alla divulgazione, e
l'educazione all'immagine e la formazione universitaria accademica. Lavorando su questi tre aspetti legati all'immagine come bene culturale, non si può ignorare il fatto di vivere nell'epoca in cui viviamo, di essere confrontati con il mezzo digitale con il quale siamo ormai, come diceva giustamente Giovanni, confrontati, e con le professioni che sono certamente un vivaio anche di futura produzione, o attuale e futuro riconoscimento, se non contemporaneo, di fotografia come bene culturale. Quindi l'attenzione è assolutamente vera, profonda e volta, come dicevo in apertura, a raccogliere degli spunti e delle proposte che possano dare un quadro di riferimento. Sottolineo questo per spiegare il perché siete così numerosi oggi intorno a un tavolo. Non si tratta di andare a fare dei distinguo in questa fase, in questo momento. Io credo che lo Stato non è la mamma, lo Stato deve poter dare dei parametri, degli standard, e deve poter dare un quadro all'interno del quale le specificità devono potersi accrescere e devono potersi muovere. Quindi quello che io auspico che questo tavolo possa dare è una visione condivisa di come lo Stato può aiutare le professioni, la professione, che poi ogni professione all'interno di queste regole uguali per tutti, a tutela della professione, per valorizzare la professione. Roberto citava l'albo che non si può fare, quindi proponevi il registro, ecco, noi non lo stiamo chiamando registro, però nell'ottica del tavolo sugli archivi proprio ieri, quindi da persone che vengono da una formazione archivistica, che sono preposte a interrogarsi su come censire e conservare il patrimonio fotografico, l'archivio, ci si è posto il problema di creare gli archivi di domani, quindi non solo andare a raccogliere quelli che sono gli archivi storici, ma iniziare a raccogliere anche gli archivi più contemporanei, non solo gli archivi di grandi autori o di autori rappresentati nei grandi musei, da volumi bibliografici, ma anche di chi attua la professione, perché non è detto che lì dentro un domani ci potranno essere, o ci siano già, ma se ci sono già, sono già censiti, ma ci possono essere dei grandi autori. Quindi non si parlava con lo stesso termine, ma la chiamava una lista. Ecco, perché il Ministero non può fare una lista, per fare questa lista bisogna stabilire dei parametri, mi interesserebbe che questi parametri venissero da voi, cioè che un consenso tra i professionisti ci indicasse quali sono gli standard qualitativi, quali sono i parametri per entrare a far parte di un albo, di un registro, di una lista, che si voglia chiamare. Quindi dare delle indicazioni affinché sia possibile stabilire un quadro normativo, tributario, fiscale, che possa dare una base di partenza, all'interno della quale sta alle singole categorie di professionisti, e sono di nuovo molto d'accordo personalmente con quanto diceva Giovanni, far emergere il talento, le potenzialità nell'individuazione delle unicità di ognuno. Ecco. Ho ancora due domande, mi farebbe piacere che questo emergesse da tutti voi, il numero degli iscritti, quindi qualcuno l'ha detto ma non tutti, quindi a noi è un dato che sarebbe utile avere, e poi se esistono delle tariffe orarie, si parlava di quanto un fotografo prende per fare un matrimonio, non se ne parlava per fare uno scatto di famiglia o di bambini, però credo che sia utile sapere se ci sono dei tariffari, se sono applicati trasversalmente, se ogni ambito ha il suo tariffario, e così come per il fotogiornalismo. Quindi non chiudo con questo intervento la possibilità di dire un domani lo Stato potrà intervenire con delle politiche di sostegno al fotogiornalismo, alla fotografia matrimonialista e così via, ma dico oggi la grande priorità è quella di intervenire per dare un quadro di riferimento alla professione, e siamo qui tutti insieme per questo. Grazie. Una breve risposta. Una risposta breve: ogni tentativo di fare dei tariffari da quando sono ragazzino, ho cominciato a 17 anni, è miseramente fallito. Siamo una categoria di gente che si fa i tariffari da solo, e quindi credo che sia sostanzialmente, tu ci hai provato più volte, no? A dare almeno dei parametri di massima. Sul tariffario c'è una cosa interessante a dire.
come dice Giovanni, è da tanto che si tenta da più parti. Il tariffario GADEF aveva funzionato tantissimo, c'era un tariffario AFIP, c'era un tariffario Tauvisual che veniva diffuso a tutte le camere di commercio e ai tribunali. Nel 2006 l'antitrust, cioè il garante della libera concorrenza, ci ha impedito di diffondere questo tariffario perché si riteneva che facesse prezzi di cartello. Non solo, ci è stato imposto, pena la ventilata sanzione di 50.000 euro, imposto di modificare quell'articolo, l'articolo 5 del codice deontologico di Tauvisual, dove si limitava la possibilità che venissero offerti servizi sotto costo o servizi gratuiti. In nome del libero mercato, l'antitrust ha detto no, voi togliete tutti i riferimenti di questo genere. Non si può. È stato pattuito con loro una sorta di tariffario che è al sito www.tariffario.org, che essendo un po' vecchiotto gira ancora con flash, quindi non guardatelo adesso perché non vedete niente. Hai aperti 7.000 questi cazzo. Che però consente di avere delle tariffe sulla base di domande specifiche. Però sul fatto che si possa avere un tariffario, chi ci ha provato o non è riuscito a portarlo avanti o se l'è presa. In altri paesi c'è o non mi per le professioni, cioè per i professionisti. Sono conciati tutti come noi, però sai, è anche molto difficile, come fai? Cioè, in che categoria ti metti? Cioè, voglio dire, capisci? O hai uno, allora lì davvero deve intervenire lo Stato. Cioè, lo Stato però è uno Stato centralista che insomma voglio dire. Beh, però in Francia per esempio per sì, sul diritto d'autore sei un po' più difficile. Hai dei tabellari. Sì, sì, però di nuovo è una cosa che deve fare lo Stato, non possiamo farla noi autonomamente. Tutte le volte che abbiamo tentato di farlo abbiamo un potere relativo. Io posso chiedere ai miei soci che sono 200, però c'erano, non so, 50 che sono tra i più grandi fotografi del mondo, italiani nel mondo, come faccio a imporre loro un tariffario? Loro non hanno tariffa, cioè è molto difficile, però, Giovanni, concettualmente è difficile. È concettualmente difficile, però nel dover stabilire, senza voler incasellare tutto, perché sarebbe sarebbe bello. Però io credo che ci debbano essere per forza dei parametri, anche per fare questo non album ma registro, bisognerà pur decidere chi può entrare, può essere la partita IVA, ma può essere anche una questione di qualità o può essere una questione di dati oggettivi. Per ora la differenziante nostra è la partita IVA, però va anche tenuto conto che c'è un'enormità di giovani fotografi che non hanno 3.000 euro all'anno per pagare una partita IVA, così come ci sono partite IVA che non hanno una... Sono fotografi lavorando con la ricaduta da conto, sono professionisti, per la mia associazione no, per me personalmente sì. Invece, capisci? Ci sono delle distonie di cui bisogna tener conto, perché nel mondo attuale la partita IVA dai giovani non è più frequentata, capisci? Lavorano con la ritenuta da conto, i più, tanti lavorano anche senza, ma quelli onesti lavorano con la ritenuta da conto. Io non posso, per esempio, considerare professionisti, il che è un limite grosso, secondo me, perché mi esclude dalla mia associazione di fotografi professionisti moltissimi che lo sono in realtà. Però come però stiamo utilizzando... evolvendo nel pensare la fotografia, che non è più il banco ottico, non più solo, ma il digitale, io credo che per poter avere un delle politiche di sostegno attuate si debba per forza pensare rispetto a una società che pone altri parametri. Quello, per quello questa iniziativa è interessante, secondo me. Adesso io poi non voglio, però non so se c'è un ordine, però che venga da voi, non punto... Allora, io dico questo, lo dico per prima e poi dopo vi lascio parlare di tutto. Io credo che lo Stato non debba assolutamente fare questo lavoro. Lo Stato ha un'altra funzione, che è quella di dettare una regola di massima e tener conto delle istanze nel dettare questa regola, capisci? È il croupier, non è il giocatore, non può scendere nei singoli giochi, non può farlo, non deve farlo, non è funzione dello Stato questa. Per cui io in realtà non ho niente da chiedere. Penso che ognuno di noi deve assumersi la responsabilità di fare un piccolo pezzo. Tu sai che per gli archivi AFIP, insieme alla Fondazione Fiera, ha aperto una realtà che si chiama Archivi Vivi, senza chiedere una lira a nessuno. Capisci? Se ognuno di noi, ma di noi tutti, di tutti quelli seduti qua, fa un piccolo pezzo di strada, noi diamo una mano allo Stato,
e lo Stato poi recepirà quello che stiamo facendo e lo organizzerà in una regola più ampia. Ma non vengo qui a chiederti di darmi 50.000 euro per gli archivi, perché non è la tua funzione, no, tua, non è la funzione dello Stato. Lo Stato deve dettare delle regole superiori, a cui poi ci atterremo tenendo conto delle nostre istanze. Ma no, io personalmente come AFI non ho delle richieste specifiche, se non quelle di occuparmi di noi dettando delle regole ampie, tenendo conto di quello che stai facendo, cioè questa bellissima idea di raccogliere come dire, gli echi delle necessità di una professione che sta cambiando, ma che non è in una crisi profonda. Io su questo non sono d'accordo. Siete tutti molto kennediani, no? Cosa posso fare io per il mio paese più che cosa fa il mio paese per me? Però sarebbe anche ora. Se qualcuno, però, molti di voi hanno già fatto proposte e anche richieste nel primo giro di interventi, quindi non stiamo a fare un altro giro, però direi qualcuno, se invece qualche richiesta o qualche è rimasta nelle tasche, è il momento di dirla ora. Vediamo un po', c'era ancora qualche cosa che non è cambiata. Sì, allora, noi come associazione, ad esempio, per accettare fotografi tra noi, abbiamo posto dei paletti. Dei paletti sono la presenza di una partita IVA, ma può essere anche nel regime dei minimi, cioè ormai è una cosa scontatissima. Tant'è vero che una buona parte dei nostri associati rimane nel regime dei minimi, e questo fa parte delle richieste, il poter semplificare la vita a chi nel regime dei minimi non lo è. Perché ad esempio notavamo prima che un 5% del nostro reddito, visto che siamo piccole imprese, noi matrimonialisti, va al commercialista. Oltre alle tasse, oltretutto un 5% del nostro reddito va al commercialista, perché non siamo in grado di poter fare certe cose. Perciò una semplificazione anche per noi potrebbe essere una cosa interessante. Come un aiuto magari con gli eventi formativi, che non per forza vuol dire metterci dei soldi, ma vuol dire magari aiutarci a condividerli, a promuoverli, aiutarci a ufficializzarli anche con luoghi fisici. Diciamo, le province, le regioni, i comuni hanno sale molto belle. Noi in evento formativo che facciamo dobbiamo comunque spendere dei soldi per delle sale, per delle cose. Perciò lo Stato, le istituzioni potrebbero aiutarci in tanti modi su questa cosa qui. Come associazione, noi fra i paletti che abbiamo, oltre questa, abbiamo la richiesta che chi si associa non scenda sotto un certo prezzo, che non è un prezzo vincolato. Però considerato che io, faccio un esempio mio, in un matrimonio lavoro circa 30-40 ore, e oltre alla presenza al giorno del matrimonio ho da selezionare le foto, post produrle, sistemarle, io non posso fare quel matrimonio a 12 euro all'ora, perché quando ho pagato le tasse il commercialista, all'affitto, tutto mi rimane 3 euro all'ora, probabilmente mi conveniva andare a fare le pulizie, con tutto rispetto per chi fa le pulizie. Perciò chiediamo che chi fa parte dell'associazione abbia rispetto per la categoria, per il mercato, e non scenda sotto certi prezzi. E questa è una cosa che facciamo, però non abbiamo la facoltà di controllo, possiamo farlo solo parlando con gli associati e capire se veramente lo fanno oppure no. Alessandro ha chiesto la parola. Sì, volevo riagganciarmi un attimo a quello che diceva Giovanni. Praticamente, allora, noi siamo 200 e siamo un sottogruppo di professionisti che si occupano di giornalismo e fotografia dell'informazione, però anche tra di noi abbiamo, diciamo, posizioni fiscali completamente eterogenee, contratti completamente diversi, c'è chi lavora per agenzie, c'è chi ha un rapporto diretto con i quotidiani e le testate, e questo non aiuta, perché chiaramente il mercato frammentato così fa solo il gioco del produttore, chi ci chiede. Non abbiamo, come dire, una rappresentanza e un potere contrattuale di un certo tipo, perché appunto siamo frammentati. E posso anche parlare di cifre, mediamente, sostanzialmente il mercato in questo momento per la fotografia di quotidiano, per i servizi così, praticamente i nostri associati vanno dagli 80 ai 150 euro al giorno, più IVA, chi la paga,
chi fa diritto, gestione di diritto d'autore, questo per giornate di lavoro, per i quotidiani di 12-14 ore, tutti i tempi, senza nessun tipo di welfare, perché comunque è una libera professione, come tutte le libere professioni, stai male, devi lavorare, lavori, no? Questo è un argomento comune a tutti, e con le varie problematiche che comunque anche di fa un lavoro come il nostro in strada e durante gli eventi, cioè quindi problematiche di cui parlavamo prima che la nostra associazione cerca di risolvere, di accesso alle manifestazioni oppure problemi legati alla pericolosità della documentazione di determinati eventi. Un'altra cosa che volevo dire è che, riagganciandomi poi però al discorso degli archivi, è che le foto che noi, i nostri soci, producono oggi, che vanno sui giornali oggi e che domani poi già quasi sono scordate, tra 20 anni costituiranno gli archivi delle nostre città, dei nostri eventi, delle nostre cose. Quindi una cosa che possiamo chiedere allo Stato un po', diciamo, è che vigili e che renda in qualche modo obbligatorio per le foto che vengono prodotte e pubblicate, perché noi di questo parliamo, la citazione dell'autore, perché sì, dovrebbero già farlo i giornali, però le nostre immagini praticamente costituiscono solo un'informazione che noi diamo. Noi raccontiamo qualcosa a qualcuno che in quel momento non c'è e che non può vedere, che non è solo uno spettatore, che non può essere spettatore e che ha diritto di essere informato secondo dei principi etici, deontologici che noi tutti abbiamo. E anche questo essere riconosciuti, oltre che avere delle implicazioni poi da parte della responsabilità di quello che viene pubblicato, perché il fotografo stesso poi è penalmente responsabile di quello che fa pubblicare, è corresponsabile col direttore della testata, è corresponsabile appunto in quanto autore, servirà poi anche in un futuro a capire come gestire questa ricchezza di immagini che poi fonderà archivi del futuro del nostro passato e del presente che stiamo vivendo adesso. Bene, grazie. Posso, prego, sì, sempre con molta rapidità. Volevo solo rispondere a con molta concretezza, mi raccomando. Anche noi accettiamo soltanto ovviamente fotografi in regolare possesso di partita IVA e in più noi però devono avere anche un anno di specializzazione alle spalle, quindi avendo solo 3 anni noi in questo momento di vita come associazione, in questo momento noi abbiamo solo 45 associati, ma prevediamo nel 2018 di averne parecchi di più perché chiaramente sono passati 3 anni e quindi molti sono diventati idonei. Che si confrontano tutti i giorni purtroppo con un mercato di abusivi, la parola è brutta però esiste, la devo dire, che chiaramente si svendono. Allora noi nell'associazione che formiamo con dei fotografi internazionali che ospitiamo e organizziamo noi convegni ed eventi formativi, praticamente i nostri sono costretti a svendersi perché sul mercato poi invece l'abusivo ugualmente formato da altri fotografi privati che formano chiaramente li abbassa, quindi non possiamo fare un tariffario, quello a cui stiamo lavorando adesso, ma è una cosa molto pratica, uno strumento pratico, una piattaforma che abbiamo proprio rubato come idea dagli Stati Uniti che si chiama Price Calculator, perché i nostri non sanno nemmeno a quanto vendersi certe volte, no? Quindi è una piattaforma in cui ognuno mette i propri importi, dai più pratici, lo studio, quanto costa, luce, bollette, eccetera, i prodotti che vende, perché chiaramente il nostro prodotto, la nostra offerta cambia a seconda dei prodotti che vendiamo, e lì esce un totale praticamente di sotto il quale non è consigliabile andare, quindi questo è già un aiuto, ma più di questo non possiamo fare. Quello che chiedo invece proprio è una regolarizzazione, se possibile in qualche modo, non so come, di questa formazione e centralizzarla possibilmente alle associazioni, perché noi siamo no profit, quindi non potremo organizzare nulla per business, ma semplicemente crediamo nella formazione come una grande responsabilità. E quello che chiediamo proprio è dare più autorevolezza e anche più promozione alle associazioni quando fanno degli eventi formativi veramente performanti, perché è vero quello che diceva Giovanni, noi dobbiamo creare delle eccellenze, delle differenze, ma poi queste differenze sul mercato si scontrano e quindi c'è difficoltà anche a far valere e a informare un genitore sulla differenza. Un'altra cosa, sarebbe bello avere le certificazioni, non servono a nulla, noi certifichiamo e garantiamo i nostri fotografi chiaramente perché sono formati, però avere ad esempio un'associazione che è certificata come una garanzia, questo può far fare la differenza anche agli associati che ne fanno parte. Benissimo. Questo mi sembra. Grazie. Marco Capovilla.
Posso dire, scusa, una cosa velocissima. Ma se, dovremmo interrogarci anche su questo, se non è più il dato tecnico che determina il professionismo, perché non lo è più, allora definiamo, e dobbiamo farlo noi, non lo Stato, dobbiamo definire noi cosa distingue un professionista da un non professionista, perché non può essere la partita IVA, perché quella è automatica, ti iscrivi sei professionista, no, se non sono un solo la partita IVA, capisci? Allora, non è che certifica che sia un prodotto. Il nostro... allora, che cos'è se non è più la tecnica a certificare? Questo, cioè, la discussione dovrebbe essere su tra di noi, non Lorenza deve solo, diciamo, poi tirare le somme di questo. Però noi dovremmo metterci noi davanti a un tavolo e dire, benissimo, se non è più la conoscenza del diaframma, della sensibilità della pellicola e dell'uso del flash elettronico la discriminante tra professionista, che cos'è? Perché io sento dire un abusivo, ma abusivo in che senso? Rispetto a cosa? Alle tasse, ma non è... È un evasore, è già abbastanza. È un evasore, ma non un abusivo. È un evasore di tasse, non... Il termine abusivo, in questo mondo della fotografia contemporanea, non dobbiamo definirlo noi. Vado per ordine di richiesta di Intermarco. Allora, per rispondere alla domanda sulla consistenza di soci, l'associazione quando è nata nel 95 raccoglieva soprattutto nella zona di Milano, di chi operava a Milano, un centinaio di soci. Quando l'associazione qualche anno dopo ha iniziato a occuparsi non tanto di tutela dei diritti dei fotogiornalisti e di accesso alle varie, è diventata invece sempre di più una associazione che curava l'aspetto culturale, i soci non hanno più, per lo più, trovato interessante, cioè non davamo un tesserino, non davamo degli accrediti, non permettevamo di niente benefit. Quindi sono rimasti poche decine che sono interessati all'aspetto culturale della fotografia. Noi pensiamo di aver fatto un lavoro ben fatto. Noi pensiamo che nel campo del fotogiornalismo in Italia, con i contenuti con i quali abbiamo martellato quotidianamente dal 98 fino a oggi, sono 19 anni, abbiamo fatto del bene alla crescita culturale, alla consapevolezza, alla crescita culturale dei singoli fotogiornalisti. Voglio aggiungere una cosa. Ho una domanda per Lorenza Bravetta, nel senso, sento fare molte richieste sulle quali credo con ogni evidenza il Ministero dei beni e delle attività culturali non è competente, cioè non potrà decidere questioni che riguardano il fisco, non potrà decidere nemmeno sulla formazione. Allora chiedo a Lorenza Bravetta, quando noi facciamo delle richieste, per esempio per metterci alla pari con gli Stati Uniti, dove il primo corso di fotogiornalismo è nato all'Università del Missouri nel 1908, il primo di fotogiornalismo è nato nel 1943, noi in Italia dopo 75 anni non ne abbiamo ancora uno, non c'è un'unica facoltà, un'unica università in Italia dove, da cui escono dei fotogiornalisti, ne parlo con Lorenza Bravetta perché capisce il mio problema e poi dice hai sbagliato indirizzo, devi parlarne con Miur, oppure invece no, magari Lorenza Bravetta dice beh, noi abbiamo una possibilità di lavorare assieme con il Miur. Ecco, io sarei molto contento di avere un chiarimento. Rispondi subito. Bravissimamente. Viva Dio, si lavora insieme, quindi ci sono ministeri diversi ma si lavora per un obiettivo comune, quindi se il MIBACT fa una proposta in termini formativi la fa e deve essere avallata dal MIUR, ma può venire dal MIBACT e così per il MEF, c'è una legge di bilancio 2018 che è ancora aperta, il piano strategico prevederà delle azioni, le azioni saranno discusse in Consiglio dei Ministri e speriamo che siano approvate, quindi assolutamente c'è la possibilità di fare delle proposte, stiamo lavorando su queste proposte, non sono proposte organiche ad oggi, ma saranno delle proposte pilota da far partire fin da subito, speriamo poi possano avere riscontri così positivi da diventare organica al MIUR in termini di formazione. Mirko Villa, poi Roberto Comesani, poi vediamo. Poi alla fine. Poi una cosa che è stata chiesta da Lorenza, cioè quella di un certo punto quando dice cosa potete fare al di là dell'ISTA,
secondo me qualcosa si può fare, perché poi la lista alla fine sarebbe solo di quelli che hanno una partita IVA e questo dato rischierebbe di essere inutile perché lo posso reperire in un altro modo, quindi perché fare questo? Ci sono anche i colleghi che mi hanno preceduto, ognuno al suo interno ha una sorta di certificazione o di garanzia che dà per dare ai propri clienti, anche per tenere un certo livello di professionalità, ecco, e di credibilità verso... C'è come il FIOF, che il QIP, la FED, la Federazione Europea, il QEP, il Master QEP, Master QIP, eccetera. Quindi tutto questo però alla fine rimane dentro, all'interno di ogni associazione. E che valore hanno queste cose? Più è prestigiosa, diciamo, l'associazione, più magari è considerata, però rimane sempre dentro nel circuito dei fotografi e se poco all'esterno. Nel momento in cui, ma questo però secondo me è un discorso e un ragionamento importante che non si può liquidare, insomma, però lo lancio come messaggio in una battuta, ecco, sicuramente il Ministero può, nel momento in cui si individua un percorso importante, serio, renderlo di dominio pubblico e quindi i potenziali clienti può condividere e quindi sapere che questo è un percorso, se non altro, di impegno e di valorizzazione della professione. Quindi potrebbe diffondere la notizia, cosa che al nostro interno facciamo più fatica, al di là che ognuno possa avere 200, 2000, 1000, in ogni modo parliamo sempre di numeri, cioè piccoli se pensiamo ai potenziali clienti, parliamo di milioni che sono della popolazione italiana, per cui questo potrebbe essere, però è un ragionamento secondo me che va fatto, vuol dire, con calma, ragionando con attenzione, e questo potrebbe essere una valorizzazione di un potenziale eventuale elenco che poi ne parlava anche Roberto, ecco. Però chiaramente dobbiamo ragionare in modo attento, perché quando si fanno le cose anche verso il consumatore bisogna essere attenti e seri, sia da questa parte sia dall'altra, che di chi ci mette, sia dal Ministero e anche quindi i potenziali clienti che possono avere delle risposte precise, quindi deve essere fatto tutto correttamente. Tomesani? A proposito, visto che siamo una specie di neoparlamentino di fotografi, credo che ci serva e serva a tutti fissarci prima l'obiettivo e poi trovare il modo con cui raggiungere l'obiettivo. Mi riferisco e alla certificazione e alla individuazione di chi è professionista. Io concordo pienamente in pectore con Giovanni quando dice la partita IVA non è distintiva di nulla e sono altri parametri. Ecco, però siccome la fotografia è un linguaggio, se stiamo parlando come circolo culturale decidiamo che è il linguaggio di livello elevato che ci interessa. Se parliamo come parlamentino, abbiamo dei parlanti certificati C2 o madrelingua e dei parlanti sarebbero certificabili A1 o A2, per chi conosce la certificazione. Significa che, fuor di metafora, ci sono sì fotografi che hanno modo di capire che è l'eccellenza e il genio che li fa eccellere, ma numericamente il maggior numero è A1 o A2 e quindi ha difficoltà a riconoscerci. Tant'è vero che la certificazione, adesso dico una cattiveria che poi chiedo che non venga messa agli atti, molto spesso la certificazione viene richiesta da chi meno ha qualità, perché il mercato è certificante, assolutamente re delle certificazioni è il mercato. Quando il mercato mi riconosce, non ho bisogno dell'ente che mi mette il bollino Chiquita, è indiscutibile che sono certificato per quello che mi serve. Se il mercato fatica a riconoscermi, io mi perdo in mezzo ai 5.000, allora dico, oh aiuto, io vorrei avere il bollino, chi mi dà un bollino? Ma questo svilisce il livello della certificazione. Allora, che credo un elemento, e questo anche l'individuazione di chi è professionista oppure no segue questo criterio. La butto lì, esiste un mini sito. No.
occasionali.net. Che guida passo passo sia il fotografo a capire se deve denunciare l'abusivo, sia il nuovo. Non ho capito un cazzo, ce l'hai. No, ma registro il dominio subito. No, però no, sul serio, è una risorsa concreta. C'è un test e uno fa il test e da quello ha un'indicazione se la sua attività è davvero da amatore. Esatto. Due righe vuol dire che devi aprire la partita IVA, una riga sola, no. Occasionali.net. No, però il succo del mio intervento, scusate se mi sono dilungato oltre il minuto concesso, è diamoci un obiettivo, perché obiettivo. No, sono da Ventina. L'obiettivo elevato è quello che mi divertirebbe di più personalmente, però mi interrogo su che cosa succede poi del no, si può grazie. Alzare anche i bassi sì, grazie. Allora, una considerazione e poi una domanda. La considerazione è che noi con le nostre immagini raccontiamo la storia di questo paese, siamo portatori di storia, l'hanno fatto i colleghi in precedenza, lo facciamo noi adesso e lo faranno altri in futuro. Prima della domanda però volevo ringraziarla per questo importante progetto, non l'ho fatto prima, del suo staff. La domanda è: perché questa importante professione non è per niente tutelata? Io mi scordo una legge di settore perché non si farà mai. Roberto ha parlato in modo interessante di un registro dove ci sia la possibilità di avere delle considerazioni sulla nostra professione, in modo che cominciamo a escludere anche gli abusivi, a fare un qualcosa veramente efficiente per salvare questa importante categoria. Grazie. Ruggero Di Benedetto, siamo... Cercherò di essere breve. Sì. Due considerazioni, due tipi di proposte. Una è istituzionale, diciamo più legata all'argomento e al tema della legiferazione. Quindi che si chiami albo, registro, lista, listino, www, qualcos'altro, ma qualcosa si deve fare, cioè dobbiamo identificare un canale che la legge tuteli, che si chiami fotografo. Quindi questo è sostanziale. Ora ci si può fare la riunione all'atere e discutere di come, cosa, quanto metterci dentro, però ecco, quando si dice nel piccolo, nella parte finale di questa descrizione si parla di formazione di operatori, la certificazione professionale, la normativa, la fiscalità. La certificazione UNI è fallita perché di fatto si è istituito un tipo di certificazione che in realtà tutti possono prenderla ma a nessuno serve. Addirittura non serve nemmeno a partecipare a delle gare d'appalto. Quindi se nemmeno questo è possibile, a che serve? Spendere soldi da parte degli artigiani che poi alla fine non dà. Quindi necessariamente qualcosa deve essere istituito che tuteli il fotografo. Proposte di carattere invece sostanziali. Le proposte di carattere sostanziali sono legate a due o tre cose. Una sul piano dell'internazionalizzazione, dicevo prima, ci sono finanziamenti che le regioni, l'Europa, prima le camere di commercio, ma ora non più, forse per qualche camera di commercio è ancora possibile, finanziano le fiere, ma non gli interscambi culturali, non le mostre, non danno sovvenzioni, ma per le fiere. Noi non facciamo fiere, noi abbiamo bisogno di portare la cultura della nostra italianità all'estero e quindi sarebbe opportuno modificare, anche sollecitare nei bandi, nelle gare, negli indirizzi di governo, che non siano solo fiere ma che siano anche e soprattutto valorizzazione del nostro brand italiano. Due, facilitare l'approccio alle gare. È incredibile, ho partecipato ad una gara indetta dal FEC e quindi dal Ministero degli Interni e quindi presso la Prefettura di Bari. Non parliamo di tariffe, cioè
a chi partecipa al minor prezzo, quindi si trattava di fotografare chiese, oggetti di un certo valore e al minor prezzo, cioè è passata una gara per ogni scatto 20 euro, ma non è possibile. Allora, anche attorno a questi argomenti e temi credo che si debbano fare degli approfondimenti e soprattutto facilitare l'approccio a questo tipo di conoscenza. Oggi per partecipare a una gara pubblica di qualsiasi tipo, che sia ministeriale, che sia regionale, che sia provinciale o comunale o europea, ti perdi nei meandri dell'oscurità, cioè sono nascoste, solo qualcuno può accedere e quindi, non so, la proposta può essere creare un'applicazione, un qualcosa che dia a tutti la possibilità di capire che nell'arco dell'anno ci sono 1000 gare dedicate alla fotografia, alla possibilità di partecipare, eccetera. Il mondo del wedding, l'Italia, è stata invasa da personaggi, soggetti illustri, ricchi imprenditori, coppie. In Puglia abbiamo avuto forse l'exploit con la coppia del secolo, no? Milionari che hanno festeggiato da noi, addirittura ci sono state polemiche, lo sai, perché Briatore in primis, la Puglia non accoglie doverosamente, eccetera. Rispetto a questo tema, io credo che sia un altro argomento da focalizzare con attenzione, cioè non si lavora, sono diminuiti i matrimoni, ma sono aumentati i matrimoni che arrivano dall'estero. Come possiamo creare delle relazioni più forti con le agenzie, con gli operatori del settore per traghettare, non solo comunque nei siti particolarmente riconosciuti, Roma, Firenze, città culturali, ma anche in modo particolare magari anche al sud e comunque in ogni parte d'Italia, perché abbiamo delle bellezze incredibili. Questo farebbe aumentare, come dire, l'interesse. Ultima cosa è la percezione. Lo ha detto lui prima, ma io lo risottolineo. Abbiamo avuto il piacere di essere presenti agli Stati Generali della Fotografia. Dico, mi aspettavo di vedere la RAI, Mediaset, TG Norba, non c'era nessuno. Allora, la percezione, l'importanza, il rilievo che si dà, è venuto Salgado, è venuto a Napoli, non c'era una televisione nazionale, è andato a Milano, l'ha intervistato TG2. Allora, io credo, ed ha avuto più valenza l'intervista o la presenza con la mostra a Milano che a Napoli, dove si è fatto un casino della malora e nessuno si è accorto di niente. Credo che sia fondamentale dare uno spazio vero, reale, concreto, visivo, attraverso dei mezzi importanti, che non sia il web, perché poi le TV istituzionali, che sono Rai e Mediaset, sono e restano ancora fondamentali, a che attraverso un'intervista a un autore o comunque si parli di fotografia, secondo me può e possiamo elevare la percezione, l'interesse e il valore della fotografia stessa. Grazie. Allora io naturalmente conclusioni non sono possibili, anche sintesi molto difficile, anche se mi sembra di capire che quello che si chiede, quello di cui avete parlato, quello di cui vi sentite il bisogno, è sostanzialmente, più che di investimenti, risorse, eccetera, della definizione di un quadro, attraverso un quadro di regole certe, dei confini, dell'immagine, del valore di una professione che viene spesso equivocata, ecco, di cui non si conoscono bene i contorni. Io non so se Lorenza vuole dire ancora qualche cosa su questo punto, per concludere. Per concludere, allora c'è questo il piano strategico che sarà presentato a dicembre, chiaramente conterrà un punto che è il sostegno, politiche di sostegno alla professione. Mi piacerebbe che fossimo d'accordo che in questo punto, non essendoci delle azioni concrete condivise a oggi all'unanimità dal tavolo, ma
ci sono degli spunti, quindi che si metta che il proposito è quello di aprire un tavolo di lavoro tra le associazioni di professionisti per arrivare a definire un quadro di riferimento normativo, fiscale, e da qui al medio termine, quindi ci possiamo dare, il piano sarà quinquennale e penso che ci si possa dare un anno di tempo per definire e attuare le misure. Primo interrogativo, credo, cos'è oggi un professionista? Cos'è oggi un dilettante? Perché non c'è la definizione di... La partita. Una cosa velocissima, se lo è davvero. Mio figlio, che studia all'Accademia di Belle Arti di Brera, ha 21 anni appena compiuti. Non ha nessuna partita IVA, non ha nessuna posizione fiscale, niente di niente. Però Specialized, per fare degli edit di video da 30 secondi, gli dà 2 o 3 mila euro. È un professionista, direi. Certo. Va bene, allora, come... Va bene, allora, come direbbe Roberto Tomesani, abbiamo aperto un sito che si chiama www.graziatutti.com e quindi buonasera. No, but all right.